Buonasera. Procediamo con l'appello. Non si sente? Si sente? Adduce. Assente. Andezza. Presente. Alba. Presente. Trombetta. Presente. Rubino. Presente. Cotugno. Presente. Tralli. Presente. Chiedo scusa, non si sente nulla. Scarola. Presente. Bianchi. Assente. Rondinone. Assente. Montemurro. Presente. Taratufolo. Presente. Paradiso. Assente. La Polla. Assente. De Palo. Presente. Massari. Presente. Acido Vincenzo. Presente. Massenzio. Presente. Paderino. Assente. Sardone. Presente. Morelli. Assente. Lionetti. Presente. Fiore. Presente. Cotugno. Presente. La Macchia. Presente. Morea. Presente. Tosto. Assente. Perniola. Assente. Angelino. Presente. Tortorelli. Presente. Picciello Biagio. Presente. Toto. Presente. Andrea. Presente. Caputo. Presente. Antezza. Presente. Manuello. Assente. Acito Saverio. Assente. Cosola. Assente. Picciello Giovanni. Presente. Mazzilli. Presente. Pedicini. Presente. Con 29 presenti la seduta è valida e la dichiaro aperta. Mi aveva chiesto la parola Cotugno Angelo. Prego, consigliere Cotugno. Volevo chiedere al Consiglio, descrivendo un attimo anche le ragioni, l'isola di Utøya in Norvegia rappresenta dal 1950 un laboratorio importante per i giovani, è un'isola in cui si sviluppa un dibattito politico, un coinvolgimento dei giovani in riferimento agli ideali di pace, in riferimento agli ideali di pace, in riferimento agli ideali che tendono all'accoglienza, all'integrazione dei popoli. Sull'isola di Utøya c'è stato in questi giorni. Chiedo scusa, ci sono i vigili? No, mi fate venire i vigili cortesemente. Entra la Polla. Quindi, sull'isola di Utøya c'è stato un gravissimo atto terroristico che fa regredire la cultura europea e porta un grave rischio a quello che può essere il cammino di pace, il cammino di integrazione soprattutto in Europa. Chiedo al Consiglio Comunale per queste ragioni, in riferimento a questo e soprattutto in riferimento a quella che è la prospettiva, il simbolo di Matera, città della pace e dell'accoglienza, che il Consiglio possa fare un minuto di raccoglimento su questo argomento, se il Consiglio è d'accordo. Grazie. Chiedo ai consiglieri se sono d'accordo, facciamo un minuto di silenzio.
Grazie. Consigliere Pedicini, prego. Grazie Presidente. Ringrazio il collega Cotugno per la sensibilità che ha rivolto alle vittime di questa strage, di questa inutile strage. Consigliere, intervento... può parlare più vicino al microfono cortesemente, altrimenti non si sente. Grazie. Sì, detto, ringrazio il consigliere Cotugno per la sensibilità che ha rivolto e l'attenzione a quello che è accaduto in questa inutile strage. Il mio intervento comunque si rivolge, si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Va bene così? Ora si sente di più. Va bene, dicevo, il mio intervento ha altre finalità molto più futili. Mi dispiace che il sindaco non è presente. Spero che venga il sindaco, sarà scusa, presente. Consigliere Pedicini, ma attiene all'argomento all'ordine del giorno? No, non attiene all'argomento all'ordine del giorno, ma attiene a una situazione politica che intendo affrontare, per cui chiedo di affrontare questo discorso, perché ritengo che la situazione sia abbastanza in danno della nostra componente politica. Mi riferisco a quanto accaduto ieri per l'esclusione del PDL dalla rappresentanza nel comitato per Matera 2019. Ritengo che una forza politica come il PDL, che venga esclusa e non trovi rappresentanza all'interno di questo comitato, sia un fatto grave per la politica, soprattutto quando questa poi viene rappresentata da un consigliere che fa parte delle liste civiche. Consigliere Pedicini, chiedo scusa, non le voglio togliere la parola, però si deve attenere agli argomenti all'ordine del giorno. Se deve presentare un ordine del giorno, me lo presenta scritto e sottoscritto, come sempre, però non possiamo parlare di argomenti che non sono all'ordine del certo, giorno. Certo, le voglio, mi dispiace toglierle la parola, però non è questa la sede, evidentemente, a meno che non c'è un ordine del giorno sul quale poi si discute. Grazie, consigliere Pedicini. Presidente, insisto nel continuare il mio discorso, perché ritengo che le componenti politiche adesso rappresentate da questo Consiglio non siano tali da poter rappresentare il Consiglio stesso. Perché c'è una chiedo scusa, consigliere Pedicini, politico, ripeto, l'argomento la Matera non 2019 è non bene, è all'ordine allora, del giorno. Allora, chiedo scusa, mi dispiace doverle togliere la parola. Mi trovo costretta ad abbandonare l'Aula, perché non sufficientemente garantito da questo Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Pedicini, ma lei deve rispettare la regola. Prego regole, consigliere Acito. Regole, prego consigliere Acito. Presidente, se parliamo consigliere di regole, Pedicini, le regole sono che in Consiglio si parla secondo l'ordine del giorno. Okay. Grazie. Prego consigliere Acito. Io ruberò pochissimi secondi per una comunicazione che credo importante per governare il processo dei lavori di questo Consiglio Comunale. Certo, dopo la riflessione assolutamente condivisibile fatta dal consigliere e collega Cotugno, non è facile poi scendere in questioni molto più prosaiche, molto più lontane da quelle che sono queste condizioni e queste situazioni che sono verificate in Norvegia, però io sono costretto ad adottare un ruolo che mi mette anche nel doppio imbarazzo. Il primo è che dopo l'intervento che ha accennato alla strada di Utoia, parlare anche di questioni locali è molto difficile. Il secondo è che non mi sarei mai aspettato nel ruolo di consigliere comunale di fare una comunicazione che farò in questo momento, che mi mette veramente in imbarazzo per i rapporti umani che si potrebbe venire a incrinare. Io credo che il Consiglio Comunale, come noi, abbiamo verificato soltanto via tramite stampa una presa di posizione di due consiglieri della lista Stella che hanno deciso di abbandonare il gruppo politico. Io questo ne ho preso atto dalla stampa,
e quindi comunico al Consiglio Comunale, al Presidente e agli assessori che da oggi la lista Stella è fatta da due consiglieri e che il nuovo capogruppo è Gianfranco De Paolo. Grazie. Grazie consigliere Acito. Prego consigliere Massari. Mi piace intervenire in questo consesso su una questione che attiene a dinamiche interne alla nostra lista civica, però tuttavia devo replicare alla dichiarazione del consigliere Acito, in quanto nel nostro comunicato stampa che atteneva appunto a problematiche interne al gruppo e tra il gruppo e il sindaco, con la richiesta di chiarimenti che abbiamo fatto. Con la questione, il comunicato stampa atteneva a problematiche interne. Chiedo scusa, consiglieri, si parla quando si ha la parola e le questioni attinenti alle composizioni essendo dei una gruppi questione, sono di interesse del Consiglio. Esatto. E sono cosa diversa da questioni che non sono iscritte e sono cose diverse dal fatto di non essere iscritte argomenti all'ordine del giorno. Grazie. Prego consigliere Massari, chiedo scusa se l'ho interrotto. Grazie Presidente, quindi stavo dicendo, per quanto concerne il comunicato stampa di due consiglieri della lista Stella e precisamente di Massari e La Polla, i quali hanno sancito una problematica interna dichiarando una propria corrente, però questo non attiene da regolamento alle problematiche rispetto al gruppo, in quanto essendo io da regolamento nominato capogruppo dalla maggioranza, anzi dall'unanimità, come da regolamento statutario posso essere sfiduciato dalla maggioranza, per cui non da due soli consiglieri. Così come entrambi, sia penso di parlare anche a nome di La Polla, siamo all'interno della lista Stella e pertanto non è da una dichiarazione del consigliere Acito che noi possiamo uscire dalla lista Stella, essendo negli stati regolarmente eletti con un voto degli elettori. Però fatta questa comunicazione penso che il consiglio possa proseguire. Grazie. Grazie consigliere Massari. Allora, procediamo con l'argomento iscritto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2011. Illustra la proposta l'assessore Rivelli. Prego, assessore. Facilitare la discussione sul punto all'ordine del giorno. Per facilitare la discussione sul punto all'ordine del giorno avevamo preparato anche un PowerPoint, però non so se riesce a rendere, data la distanza anche dai banchi dei consiglieri. Comunque, cercherò di essere il più puntuale possibile anche per darvi la possibilità di comprendere soprattutto gli aspetti procedimentali che ci portano oggi all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno. Devo dire in premessa, lo dico subito, la delibera proposta e approvata, licenziata dalla Commissione, richiede una piccola correzione, ma è stato un mero refuso dell'ufficio, ovvero nel
nella parte del delibera, del deliberato, non viene richiamato la cosa più importante, diciamo, del, che è invece presente nel corpo della delibera, ovvero l'approvazione, oltre alla variazione di bilancio che recepisce analiticamente le opere pubbliche e gli interventi in favore delle imprese, recepisce... Potete spegnere cortesemente l'aria condizionata, che almeno eliminiamo il fruscio. Fate questa cortesia. Recepisce altresì la, le modifiche e le integrazioni all'elenco annuale e al programma triennale delle opere pubbliche da realizzarsi per il triennio 2011-2013, così come previsto nella delibera di giunta municipale, la 118 del 24 marzo 2011. Sostanzialmente oggi il Consiglio Comunale, appunto, viene chiamato a, ad approvare le poste di bilancio in entrata, e quindi c'è una variazione del bilancio approvato a marzo scorso, recependo appunto questi 33 milioni di euro che il programma operativo regionale, l'asse 5 della la misura sui sistemi urbani del FESR Basilicata destina alla città di Matera, e quindi conseguenzialmente dopo, guardate, io non è che posso, non si sente. Dopo la variazione di bilancio bisogna recepire anche la modifica del piano triennale delle opere pubbliche, così come approvato con il bilancio, e quindi le sue integrazioni diventano una modifica dello stesso. Il PISUS della città di Matera rappresenta, a giudizio di chi parla, ma dell'intera amministrazione comunale, che ringrazio in particolare tutti gli assessori e il consiglio, la commissione per il lavoro svolto, rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo della città di Matera. Noi siamo partiti a luglio del 2010 con il cronoprogramma e con gli aspetti procedimentali che ha definito la Regione Basilicata e che ha imposto al sistema delle autonomie locali che ha costruito il PISUS, che vorrei ricordare. Il PISUS della città di Matera vede al suo interno un partenariato obbligatorio costituito dal Comune di Matera, dalla provincia di Matera, dalla Camera di Commercio, il Parco delle Chiese Rupestri e la Sovrintendenza per i beni architettonici e così via. E quindi questo partenariato da luglio dell'anno scorso ha costruito questa proposta progettuale dentro una cornice che già veniva definita nel POR della Regione Basilicata. Il POR della Regione Basilicata destinava 33 milioni di euro alla città di Matera, una circa 40 alla città di Potenza, con degli obiettivi già predefiniti. Gli obiettivi già predefiniti erano quelli di costruire un programma per la città di Matera che si candidava a grande attrattore turistico-culturale e quindi alla valorizzazione della città di Matera, partendo dal suo patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, per poi integrarla dentro una logica di sviluppo sostenibile. Vorrei ricordare a me stesso, ma a noi tutti, l'acronimo PISUS è Programma Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile,
ci induce la Regione Basilicata e anche il partenariato a immaginare insieme a questo, a questo tema centrale dello sviluppo dei sistemi culturali, del patrimonio artistico, del patrimonio architettonico, ambientale della città di Matera, farlo intersecare con un'idea di sviluppo della città sui temi, ad esempio, della mobilità sostenibile. Altro segmento importante che la Regione Basilicata individua insieme appunto al partenariato istituzionale, al partenariato economico-sociale, è il tema dell'integrazione delle politiche di inclusione sociale. Tant'è che il piano di azione approvato dal Consiglio Comunale di Matera nel dicembre del 2010 dà una grande centralità al tema di come i quartieri, penso, oppure tutta una serie di servizi alla persona, alle classi sociali più svantaggiate, alle donne, ai disabili, al sistema del mondo sportivo e quindi alle politiche di inclusione sociale, vanno a rendere sempre di più questa città, la nostra città, una città non solo attraente appunto dal punto di vista dei suoi contenuti culturali, delle imprese culturali, dell'impresa turistica, ma anche una città accogliente dal punto di vista sociale. Quindi un'idea, insomma, circolare dello sviluppo di Matera. A differenza del precedente programma dei PISU della città di Matera, il PISUS, se vogliamo, fa questo salto di qualità appunto di non immaginare soltanto una serie di interventi nel campo delle infrastrutture, delle opere pubbliche, siano esse nel campo della viabilità, dell'edilizia scolastica, del sistema dei parchi, ma introduce questo capitolo nuovo che su 33 milioni di euro, quasi un quarto di questi 33 milioni di euro sono destinati a favorire il consolidamento, la crescita e lo sviluppo della cultura d'impresa appunto nei settori del turismo, della cultura e del sociale. Ma su questo poi gli assessori Bergantino e Giordano potranno aggiungere altro e magari entrare anche più nel dettaglio. Voglio dire subito in premessa, poi magari se si svilupperà anche un dibattito potrei anche ritornarci. C'è stato anche un dibattito nelle ultime settimane sul recupero, giustamente ci aggiungo, del piano strategico della città di Matera, che la città di Matera, l'amministrazione comunale ha commissionato la redazione del piano strategico a UNATI, guidata dal professor Carrer. Questa proposta di piano strategico è stata consegnata al Comune di Matera sul finire dell'anno del 2009. Noi ci siamo ritrovati subito dopo, nel 2010, invece a scrivere il PISUS. La differenza tra il piano strategico, le differenze naturalmente sono notevoli. La prima perché, insomma, il piano strategico è uno strumento onnicomprensivo che disegna lo sviluppo della città di Matera su tutti i settori, in una dimensione comunale ma in una dimensione anche territoriale, guardando alla prospettiva con i territori contermini, con i territori di area vasta, una centralità della città di Matera in questa cerniera apulo-lucana. Invece il PISUS chiaramente parla del modello di sviluppo intramegna, dentro le mura della città di Matera. Però se vi andate a leggere lo studio depositato, che sarà la traccia di discussione quando riavvieremo a settembre la discussione per il piano strategico, pochi giorni fa ho raccolto la disponibilità del professor Carrer a riprendere la discussione sul piano strategico, vedete che dei 7 assi strategici che individua il piano strategico, 5 assi strategici che sono quelli dentro
il modello di sviluppo della nostra città sono tutti recepiti dentro il Pisus della città di Matera, ovvero la questione della centralità dello sviluppo turistico ripartendo dal patrimonio dei Sassi e dell'altipiano murgico e del centro storico cinquecentesco, il tema della mobilità sostenibile e dello sviluppo sostenibile dal punto di vista urbanistico, architettonico, armonico con la città di Matera, il tema della centralità dello sviluppo della cosiddetta zona intorno a Piazza della Visitazione come il vero hub dei servizi e a raggiera verso il resto della città, il tema del favorire il consolidamento dell'impresa turistica e la costruzione con delle politiche insomma organiche di costruzione della filiera turistica, e il tema delle politiche di inclusione sociale, e quindi da qui anche destinare risorse sull'impiantistica sportiva. Sapete, andiamo a recuperare per esempio il campo scuola, che ormai sono decenni che non vede un intervento importante di recupero, così come le altre strutture, la tensostruttura di via dei Sanniti e il palazzetto di via La Nera, oltre naturalmente a interventi nel borgo La Martella, sia nel campo dell'edilizia scolastica ma anche nel campo appunto dello sport, con la ricostruzione della palestra della scuola di via La Martella. Insomma, come potete vedere, io credo che vada dato atto al Consiglio Comunale di Matera, che già nella redazione, nell'approvazione del piano d'azione, e alla Giunta che poi ha saputo tradurre insieme al partenariato economico-sociale, non ce lo dimentichiamo, il Pisus della città di Matera è uno strumento di programmazione che non è nella esclusiva disponibilità dell'amministrazione comunale, ma va condiviso così come richiede la Commissione europea, sia con il partenariato economico-sociale. È obbligatorio la concertazione sociale che c'è stata con il mondo delle associazioni, con il mondo del volontariato, con il sistema dell'imprenditoria locale, ma anche con il partenariato istituzionale, è stato condiviso con la provincia, con la sovrintendenza, con la stessa regione Basilicata. Ricordo alcune questioni, immaginavamo ad esempio un percorso che individuava la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici della città di Matera. Il responsabile di misura delle politiche sociali della regione Basilicata, che è il responsabile, il referente della Commissione europea sul territorio, ci ha censurato questa proposta in quanto non coerente con la 6.5 del FESR Basilicata. Quindi voglio dire, non tutto era nella nostra disponibilità, appunto andava concertato e costruito con questo grande strumento di partecipazione. Però noi questa battaglia l'abbiamo vinta perché io inviterei i consiglieri a recuperare i verbali dei comitati di sorveglianza del POR Basilicata già del luglio 2010 e l'ultimo del 9 giugno 2011, dove in maniera chiarissima erano presenti, oltre al sottoscritto, anche i rappresentanti di Confindustria Matera, dell'API Matera, della provincia di Matera, il commissario Piazza e il rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico hanno chiesto espressamente la revoca dei 33 milioni di finanziamento alla città di Matera. Questo avveniva il 9 giugno, un mese fa, un mese e 15 giorni fa. Soltanto una vibrante protesta, ma anche l'idea che noi non volevamo soltanto e semplicemente avere 33 milioni di euro da spendere, ma avevamo in mente un'idea della città, e l'abbiamo dimostrato con un progetto che loro hanno ritenuto credibile
e per questo hanno riconfermato una chance per la città di Matera, con la firma dell'accordo di programma di due lunedì fa con la regione, 18 luglio, con la regione Basilicata e con la nostra consorella città di Potenza per il Pisus della città di Potenza. Guardate, è stata una grande scommessa, perché i commissari europei, che non sono degli amministratori locali o sono dei portatori di interesse del territorio, loro sono dei censori che stanno a Bruxelles e guardano i dati e i passaggi istituzionali in maniera asettica. Loro registrano che la città di Matera e la città di Potenza nel programma operativo regionale 2007-2013, dalla data del 2007 a luglio del 2010 non si è mossa una virgola, quindi chiedono la revoca di questi finanziamenti. Questa amministrazione comunale, questo consiglio comunale, le commissioni del consiglio comunale, la giunta comunale in 7 mesi è riuscita a costruire un programma forte e credibile, tant'è che arriva alla firma e arriva ad un cronoprogramma. Da qui l'esigenza oggi di approvare, sindaco, questa delibera di variazione di bilancio e di variazione del piano triennale delle opere pubbliche, perché la regione Basilicata, la Commissione europea ci impone già dentro questo accordo di programma un cronoprogramma allegato che dice, per esempio, entro settembre procedere agli affidamenti degli incarichi di progettazione definitiva, entro dicembre fare gli appalti e consumare risorse, fare in OGV impegni giuridicamente vincolanti per 4 milioni di euro e quindi dare già degli obiettivi precisi. Quindi usciamo da una situazione, se vogliamo, anche di genericità, da una situazione anche di... abbiamo camminato un po' a vista per alcuni mesi, perché neanche alla regione Basilicata stessa era chiaro se poi avremmo superato questo scoglio della Commissione europea. Vorrei ricordare a tutti l'intervento del ministro Fitto del dicembre del 2010, la delibera CIPE del governo Berlusconi, che imponeva al governo stesso, a se stesso, di recuperare tutti i fondi del FESR 2007-2010 alle regioni che non le avevano spese per finanziare il programma per il Sud. Questo viene scongiurato per la Basilicata, ma se leggete la Gazzetta del Mezzogiorno di ieri, non più tardi di ieri, lo stesso pericolo non è scongiurato per le regioni Puglia, Calabria, Sicilia e Campania. Il commissario ai fondi europei, l'olandese che ora non ricordo il cognome, ha proposto la revoca di 1.700.000.000 di euro alle regioni che citavo in precedenza. La regione Basilicata scongiura questo rischio perché comunque ha delle performance che la portano al 18,5%, a differenza della media del Sud Italia che è intorno al 4%. Però su questo ci dice che non possiamo più giocare, non c'è più tempo per rinvii, per ripensamenti. Naturalmente, come tutti i documenti di programmazione, potrà avere dei taglianti, potrà avere degli aggiornamenti. Noi dovremo dimostrare, penso ad esempio al regime degli aiuti, una capacità di tiraggio degli stessi. A settembre, ottobre, quando usciremo con i bandi per gli aiuti alle imprese, e magari a dicembre, in sede di redazione delle graduatorie, andremo a verificare, sto facendo degli esempi, che il bando sugli aiuti all'impresa culturale mette a bando 2 milioni di euro, ma attiva dinamiche richieste per 1,5 milioni di euro, è chiaro che potremo lavorare su una rimodulazione di queste voci. Però oggi c'è il tema, appunto, di innescare i processi di spesa, e voglio sottolineare a chiare lettere: non è la spesa per la spesa, è una spesa di qualità, è una spesa che ha
un'idea della nostra città, che ha una visione della nostra città, che è una visione di sviluppo, una visione di sviluppo che accompagnerà la nostra città ad uscire da una condizione di marginalità e di afasia economica che l'ha vista nell'ultimo periodo, che accompagnerà la candidatura di Matera a capitale europea della cultura con una serie di interventi infrastrutturali, ma anche con tutta quella serie di aiuti all'industria, alla città creativa, alla città sostenibile dal punto di vista appunto della sua mobilità, ma anche dal punto di vista della sua socialità. Stamattina ho riflettuto su un episodio, sindaco, io lo voglio richiamare e concluderei anche il mio intervento. I consiglieri conoscano la delibera, non so se c'è bisogno di elencarvi tutto l'elenco degli interventi, lo posso pure fare velocemente. Mi è venuto in mente una bella pagina istituzionale che si è consumata poche settimane fa. Di fronte al rischio di un declassamento dell'Italia al pari della Grecia, non vi è sfuggito, insomma, alcune agenzie di rating internazionale citavano anche l'Italia tra le nazioni a rischio, insieme al Portogallo, insieme alla Spagna, insieme al Belgio. Il Presidente della Repubblica ha fatto un appello alle forze istituzionali, pur mantenendo il loro punto di vista legittimo. Per questo io non voglio fare una forzatura sull'autonomia e l'autodeterminazione dei consiglieri e dei gruppi consigliari a mantenere il loro punto di vista legittimo. Tuttavia il Presidente della Repubblica, tant'è che c'è stato anche un voto contrario delle opposizioni alla manovra finanziaria proposta al governo, la prima volta nella storia repubblicana, il sindaco che è stato senatore della Repubblica potrà confermarlo, la prima volta nella storia una manovra finanziaria importante, anche con provvedimenti che hanno inciso sulla vita dei cittadini, penso all'introduzione dei ticket, la prima volta viene approvata in 2 giorni. Le opposizioni hanno votato contro, ma non hanno creato l'ostruzionismo, hanno consentito all'Italia di approvare una manovra finanziaria che aiutava l'Italia a non stare sotto lo scacco e lo schiaffo delle agenzie di rating. Io credo, e mi è venuto in mente questa cosa, che oggi nella città di Matera siamo in una identica situazione. Siccome ho sentito, e lo voglio dire, polemiche su questo strumento, che probabilmente avrebbe meritato più approfondimenti, maggiore partecipazione, ma vorrei ricordarlo a noi tutti. Noi ci siamo insediati a maggio e da luglio alla data odierna abbiamo fatto tutto quello che non era stato fatto dal 2007 al 2010. Abbiamo dovuto recuperare 3 anni di inattività dell'amministrazione comunale, perché a Bruxelles non guardano se c'è un commissario, c'è un'amministrazione di centro, di sinistra, guardano quello che produce l'amministrazione comunale. Dal 2007 al 2010 non è stato fatto niente. Noi abbiamo recuperato tutto questo e va dato atto allo sforzo di noi tutti, anche alla pazienza di alcuni, si hanno dovuto pazientare, si hanno dovuto anche insomma sostenere alcune volte, diciamo, senza una condivisione piena, ma così funziona quando noi siamo di fronte al fatto e al rischio di perdere 33 milioni per la città di Matera, che potrebbero segnare la chiave di volta per il rilancio dello sviluppo della nostra città. Le opere pubbliche individuate, come dicevo, dentro questa logica di circolarità sono il primo stralcio del Museo Demo Etnoantropologico, per un importo di 2.200.000 euro, il completamento e la funzionalizzazione del Visitor Center di Piazza Vittorio Veneto per un importo di 1.485.000 euro, la riqualificazione e la valorizzazione del circuito delle chiese rupestre, in particolare di Santa Maria della Valle, per un importo di 550.000 euro, il completamento e la rifunzionalizzazione dell'auditorium e degli ipogei di Piazza San Francesco, per costruire finalmente un foyer degno di quel,
di quel contenitore culturale, un ingresso all'altezza dello stesso per un importo di 600.000 euro, il restauro del castello tramontano con interventi di valorizzazione e fruizione dello stesso, 400.000 euro, la riqualificazione dell'ex convento di San Rocco per 450.000 euro. Poi c'è il sistema degli interventi per le infrastrutture culturali e per l'industria creativa urbana. Abbiamo previsto nel PISUS, mutuandolo dal piano di azione, queste sono rimaste sostanzialmente le indicazioni che venivano fuori dal piano di azione, 2.379.000 euro per aiuti alle imprese della filiera turistica, 300.000 euro di aiuti ad imprese operanti in campo culturale nel settore dei servizi avanzati, 2.049.000 euro per aiuti e innovazione alle micro e piccole e medie imprese nei settori dell'industria creativa urbana e 1.300.000 euro per progetti per attrazione di investimenti produttivi, innovativi, spin-off di ricerca nazionale e internazionale nel settore delle tecnologie avanzate e delle applicazioni delle stesse alla ricerca e ai servizi. C'è un pezzo importantissimo, anche questo io ritengo, che è tutto il tema di come rendiamo anche la macchina amministrativa più adeguata a queste sfide e quindi tutto l'apparato di innovazione della nostra struttura attraverso una piattaforma informatica municipale e multiservizi e multisettoriale, dallo sportello al cittadino, alle imprese, alla partecipazione, pari a 662.000 euro, un sistema di telerilevamento e di telecontrollo del territorio per la prevenzione, penso alla prevenzione antincendio, penso al controllo e alla salvaguardia del patrimonio monumentale, insomma tutte le applicazioni che potremmo avere in questo settore, è un potenziamento in zone che non sono coperte perché ci sono progetti in parallelo al nostro del PISUS, penso al progetto dell'APT sulla città narrata e altre iniziative per il potenziamento del wifi nelle zone turistiche. Poi abbiamo il capitolo sul sistema della mobilità urbana e, come dicevo, mobilità urbana sostenibile e integrata, l'idea di costruire un sistema che integri le diverse forme di mobilità, dalla mobilità su rotaia, alla mobilità su gomma, alla mobilità pedonale. Se noi riusciremo a costruire nei prossimi anni la chiusura totale dei sassi e del centro storico alle macchine, penso che costruiremo la più grande area pedonale d'Europa. E non è una sfida per questa amministrazione irraggiungibile. Qui abbiamo previsto 540.000 euro per piste ciclabili, 250.000 euro di sistemazione della viabilità di contorno nelle aree dei terminal bus, 3 milioni di euro per un sistema di accessi pedonali, ascensori nei rioni sassi, 500.000 euro per il bike sharing, 1 milione di euro per un percorso meccanizzato dall'area della stazione di Piazza Matteotti all'area del futuro campus universitario e il parco del castello tramontano. La realizzazione della metropolitana leggera con le caratteristiche che conoscete, che abbiamo discusso anche in commissione, ovvero la sua estensione fino all'ospedale di Matera, è un potenziamento della rete esistente in modo da farla diventare una vera e propria metropolitana cittadina. Mi avvio a concludere, c'è la parte delle infrastrutture, diciamo più a carattere sociale, 700.000 euro per l'asilo di Via Gramsci, 781.000 euro per il campo scuola, 230.000 euro per il palazzetto di Via Vena, 282.000 euro per
il potenziamento e la fruizione e la qualificazione dei servizi nelle aree verdi urbane, insomma per sistemare le aree verdi che nel frattempo sono state danneggiate, vandalizzate, alcune non completate, la riqualificazione della tensostruttura di Serra Rifusa, 230.000 euro, e per accompagnare anche quest'idea di interventi nelle infrastrutture sociali, circa 900.000 euro per aiuti alle imprese nei settori delle politiche sociali. Insomma, non solo il recupero dell'immobile, ma anche l'aiuto a chi domani si candida a gestirlo, si candida a fare politiche sul territorio. Gli interventi per le strutture sociali e culturali del Borgo La Martella, 1.080.000 euro per la realizzazione della palestra e la riqualificazione della scuola di Borgo La Martella, 1.275.000 euro per la riqualificazione del teatro del Borgo La Martella, una vecchia battaglia accantonata e ripresa con questa programmazione, 214.000 euro per la riqualificazione del campo sportivo di Borgo La Martella. Insomma, Borgo La Martella diventa un'altra cosa con questo intervento. Insomma, ho finito, questi sono gli interventi. Io credo che si possa fare una discussione serena, franca, aperta. L'amministrazione comunale, devo ringraziare anche gli uffici che hanno fatto un lavoro enorme, l'ufficio tecnico, i lavori pubblici, accompagnando questo processo che non è stato semplice. Vorrei ricordarlo a me stesso, a tutti noi. La città di Matera, ad esempio, a differenza della città di Potenza, non aveva un ufficio di programmazione per il PISUS, l'abbiamo fatto con le risorse interne, con l'aiuto di volontari, anche per questo va riconosciuto questo sforzo enorme. La città di Potenza ha un ufficio di pianificazione sul PISUS di 5 o 6 collaboratori, noi l'abbiamo fatto domesticamente, senza utilizzare termini roboanti, in house, l'abbiamo fatto a livello domestico con l'aiuto dei consiglieri, dei tecnici, ma anche di amici che hanno voluto offrire la loro collaborazione. Insomma, io credo che noi a settembre, con l'approvazione del PISUS oggi, ovvero con la variazione di bilancio e il recepimento delle modifiche del piano triennale delle opere pubbliche, gli uffici sono già in condizioni di procedere a legare per gli affidamenti degli incarichi di progettazione e verosimilmente a ottobre, settembre, ottobre anche già con i primi bandi di gara sia per le opere pubbliche sia per il regime degli aiuti. Grazie. Grazie Assessore Rivelli. Ci sono interventi? Nessuno? Prego, consiglieri, chi inizia? Prego, consigliere Vizielli. Assessore, una domanda. Forse mi è sfuggito un attimo il costo della metropolitana leggera. Non l'ho sentito. Il costo per la metropolitana leggera. 8 milioni e 100.000 euro. Grazie. Grazie consigliere Vizziello. Non ci sono interventi? Procediamo con la votazione. Prego consigliere Acito. Allora, ringrazio l'assessore per la puntuale esposizione della complessa vicenda dei PISUS, che nei suoi vari passaggi, diciamo di carattere amministrativo, ha anche avuto una serie di aggiustamenti in corso d'opera dovuti anche a suggerimenti, indicazioni e prescrizioni regionali. Io volevo fare un excursus velocissimo per inquadrare una serie di aspetti e per capire se poi le procedure adottate sono quelle corrette o meno. Nel POR 2007-2013 il totale degli interventi, che ammontano
ai 33.357.000 euro sono divisi in varie linee di azione, quindi in vari obiettivi operativi. E io prendo solo un esempio che è soltanto emblematico, ma questo diciamo che in qualche maniera ci dà la misura e quel che deve essere la riflessione che dovrebbe accompagnarci come consiglieri comunali nell'approvare oggi la variazione di bilancio sottoposta alla nostra attenzione. Io vi dico soltanto un passaggio, parliamo per esempio, anche riprendendo l'intervento del mio collega predecessore, della 522B, cioè quella del trasporto in città, che ammonta a 13.452.000 euro. Il piano di azione, anzi, la programmazione comunitaria individua in questo asse, in questo obiettivo, i 13.300.000, indicando genericamente quelle che sono le azioni da adottare. Ve le leggo perché serve nel discorso successivo. Promozione di forme sostenibili di mobilità urbana, coerenti con le peculiarità insediative proprie della città, attraverso la razionalizzazione di infrastrutture e di impianti tecnologici, e qui cita un elenco fra ferrovie leggere, scale mobili, ascensori in grado di realizzare servizi integrati di trasporto urbano. L'importo previsto all'interno della programmazione comunitaria 13.452.000 euro. Per dar corso, quindi per rendere operativo quello che sarà poi l'azione di competenza dell'amministrazione, la Giunta Comunale il 28 ottobre del 2010 ha adottato il piano di azione del Comune di Matera, relativamente il PISUS, dove diciamo che riporta in maniera abbastanza fedele, nell'allegato al piano di azione allegato alla delibera, riporta in maniera abbastanza puntuale quelli che sono gli indirizzi inseriti all'interno della programmazione comunitaria. Come era giusto che fosse, il piano di azione, però vorrei essere breve, però almeno un minimo di ascolto. Il piano di azione che è stato adottato dalla Giunta, poi lo abbiamo adottato in Consiglio Comunale in data 11 novembre 2010, e in quel caso l'allegato alla delibera del Consiglio Comunale, quindi il piano di azione, ripropone quella descrizione del piano strutturale, quindi del POR 2007-2013, con una prima disamina e di separazione dei finanziamenti disponibili per ogni asse, e ritroviamo quindi nell'asse 522 i 13.432.500 della mobilità assistita. Successivamente c'era precisare un altro aspetto. All'interno di questo piano di azione, quella voce così generica che era inserita nella dichiarazione, nella comunicazione dell'Unione Europea relativamente ai finanziamenti, quindi la voce della mobilità sostenibile, era indicata all'interno del piano di azione approvato in Consiglio Comunale con una serie di interventi più dettagliati. Ve li leggo, ma si possono desumere facilmente dal piano di azione che si può scaricare dal sito del Comune di Matera. Metropolitana leggera, terminal bus, bike sharing, potenziamento del trasporto pubblico con mezzi elettrici nei sassi, piattaforma logistica di interscambio per la consegna delle merci. Totale 13.432.500. Quindi l'unico atto adottato dal Consiglio Comunale è l'adozione del piano di azione con questa descrizione generica accorpata per varie voci, che è la fotocopia di quello che era stata l'indicazione dell'Unione Europea. La Giunta Comunale il 2 febbraio del 2011, quindi quasi tre mesi dopo rispetto alla delibera di Consiglio Comunale che adottava il piano di azione, ha adottato delle modifiche non sostanziali al piano di azione. Mi consentirete un piccolissimo passo indietro. Nella delibera di Consiglio Comunale, quello che ho citato prima, c'è un passaggio che secondo me è fondamentale, cioè vi leggo, la delibera, cioè il Consiglio Comunale delibera di dare indirizzo alla Giunta Comunale di apportare modifiche e o integrazioni al documento sulla base degli eventuali rilievi che dovessero pervenire dal Comitato di Coordinamento del PISUS della città di Matera,
presso l'autorità di gestione del POFERS 2007-2013, a condizione, sottolineo, a condizione che gli stessi non incidano in modo determinante sulla struttura del piano di azione. Cioè, giustamente il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta e dice: questo piano di azione che abbiamo approvato a novembre, se nella verifica regionale è necessario fare dei piccoli aggiustamenti, non c'è necessità di tornare in Consiglio Comunale. Ma la base dell'approvazione sono delle macro voci con degli interventi i cui finanziamenti non sono splittati e dettagliati nel piano di azione che abbiamo approvato in Consiglio Comunale. In realtà la Giunta regionale definisce una serie di aspetti di rettifica e quindi giustamente la Giunta il 2 febbraio del 2011 rimodula, è importante questo passaggio perché la rimodulazione è uno strumento previsto nell'accordo di programma, per cui ogni volta che c'è da fare una modifica si procede alla rimodulazione dell'accordo di programma. Il PISO 2000-2006 ha già avuto finora 6 rimodulazioni dell'accordo di programma, quindi è uno strumento assolutamente percorribile che non dà adito a nessun rischio di revoca del finanziamento. Il 2 di febbraio del 2011 la Giunta approva una delibera di rimodulazione della dotazione finanziaria dell'asse 5 e rettifica degli errori materiali che hanno spostato di qualche centinaia di euro le somme disponibili, ma sempre in maniera macro assemblata, cioè non interventi specifici. Cosa succede dopo? Il 7 di febbraio, avendo avuto notizie in via ufficiosa che si stavano elaborando, giustamente, perché quello era il passaggio successivo, si stavano elaborando le schede attuative del piano di azione, cioè come splittiamo i 13 milioni della viabilità, quanti soldi assegniamo alla metropolitana, quanto al bike sharing. Questa è una scelta, è un'azione che ha prodotto la Giunta con la struttura che diceva l'assessore prima, si è resa disponibile quasi a livello di volontariato, se non a livello di volontariato, per individuare la ripartizione di queste somme. Quindi ci tengo a sottolineare, una struttura esterna che ha caratteristiche di volontariato ha assistito la Giunta nel ripartire queste somme. Il 7 di marzo 10 consiglieri comunali inviano alla Presidenza del Consiglio questa richiesta di convocazione del Consiglio Comunale. Ve la leggo perché è un po' la sintesi di tutto questo. Premesso che l'articolo 42 del testo unico degli enti locali, la legge 267 del 2000, assegna al Consiglio Comunale la competenza limitatamente tra gli altri ai seguenti atti fondamentali: programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative revalidazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie. Premesso che, quindi, questa è la richiesta della convocazione, con la delibera numero 74 dell'11 novembre 2010, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera avente per oggetto POFERS 2007-2013, PISUS Città di Matera, asse 5, valorizzazione della città di Matera, approvazione del piano di azione di cui abbiamo parlato prima. Sempre premesso che nel citato piano di azione venivano indicate le linee di azione, gli obiettivi operativi e le descrizioni, rinviando alle schede specifiche la descrizione dettagliata, tra l'altro, del piano finanziario relativo a ciascun intervento. Ritenuto che le schede dettagliate contengono indirizzi che attengono alla programmazione ed all'attuazione del piano di azione approvato con la delibera di Consiglio Comunale numero 74 del 2010. Ritenuto che l'approvazione delle schede sono, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico prima citato, di competenza del Consiglio Comunale, tutto ciò promesso e ritenuto, i sottoscritti consiglieri comunali, in base all'articolo 56 del regolamento comunale, richiedono la convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno questo argomento: POFERS 2007-2013, PISUS Città di Matera, asse 5, valorizzazione della città, approvazione delle schede relative alle operazioni a valere sulle linee di intervento del piano di azione approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 74 dell'11 novembre 2010. Quindi 10 consiglieri comunali chiedono che le schede esecutive, quelle che individuano nel dettaglio gli importi, vengano in Consiglio Comunale per essere approvate. I 10 consiglieri firmatari sono, oltre al sottoscritto, Massari Enzo, De Paolo Gianfranco, La Polla Angelo, Morea Roberto, Trombetta Nico, Acito Saverio, Manuello Doriano, Toto Augusto, Perniola Tommaso. Il 24 marzo
del 2011 la Giunta approva il nuovo programma annuale triennale delle opere pubbliche, perché inserisce, rispetto a quello che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale il 28 di marzo, ma che recepiva la delibera di Consiglio di Giunta Municipale del dicembre del 2010, la variazione al programma annuale, riapprovato dalla Giunta per tener conto dei PISUS il 24 di marzo del 2010, prevedeva tutte le opere del PISUS che saranno oggetto, che devono essere oggetto di approvazione in Consiglio Comunale. La delibera riporta un dato, che è un dato pleonastico, che è previsto dal codice degli appalti, dal regolamento dei lavori pubblici, che dice testualmente: in suddetto adeguamento, quindi parliamo delle nuove opere pubbliche inserite nel programma annuale, ad integrazione dell'annuale, dell'elenco annuale programma triennale dei lavori pubblici già approvato in precedenza, si sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione. Si procederà quindi, dopo l'adozione, alla pubblicazione e pubblicità all'albo pretorio e sul sito web del Comune per 60 giorni, quindi scadenza 24 maggio, e successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente alla relativa variazione di bilancio. Allora, il dirigente in maniera corretta ha riportato quelli che sono gli articoli del codice degli appalti, del regolamento dei lavori pubblici, il vecchio e il nuovo, entrati in vigore l'8 di giugno, e dice che la variazione di bilancio deve essere preceduta dal programma annuale triennale delle opere pubbliche. La mancata applicazione di tutto questo renderebbe l'atto assolutamente illegittimo. Ora, in tutto questo, una velocemente la citazione degli articoli di riferimento del codice degli appalti, l'articolo 128,9 del 163 e l'articolo 13,4 del regolamento sugli appalti, che obbligano le amministrazioni ad approvare, prima della variazione di bilancio, il nuovo programma annuale delle opere pubbliche. Dove voglio arrivare con tutto questo? Qual è la riflessione che voglio fare insieme a voi? Ora, il malessere che ho manifestato nella parte introduttiva, diciamo che si prende ulteriormente corpo, perché io ancora non ho capito qual è il ruolo di un consigliere comunale se non deve entrare nel merito neanche della fase di programmazione. Aver definito la ripartizione delle somme parliamo soltanto del trasporto in città, senza che questo diventi elemento di pianificazione e programmazione del Consiglio Comunale, esautora completamente il ruolo di un consigliere comunale. Aggiungiamo a tutto questo un aggravante fondamentale: gli 8 milioni e 300 mila euro che destiniamo alle FAL, non essendo un'opera che viene appaltata dal Comune di Matera, è un trasferimento di risorse dal Comune di Matera alle FAL, quindi noi stiamo approvando un progetto, un finanziamento, senza avere neanche la possibilità di approvare i progetti preliminari così come previsto dal codice degli appalti, che noi dobbiamo approvare in Consiglio Comunale prima dell'approvazione del programma annuale triennale, prendere atto e visionare se ci sono piani di fattibilità o progetti preliminari redatti all'interno per poter essere poi approvati e all'esterno messi nella condizione di procedere alla progettazione esecutiva. Sulla congruità del finanziamento, né sul progetto preliminare e né tantomeno su un piano economico finanziario che ci faccia capire, ma con il finanziamento delle FAL, che voglio dire l'abbiamo approvato di larga massima del piano d'azione, ma entrare nel merito su quel che è la verifica finanziaria dell'intervento, anche alla luce di valutazioni che non sono secondarie, il 31 dicembre del 2011 scade il contratto di servizio fra le FAL e la Regione Basilicata. Quindi è probabile che, non è vero? Benissimo, sono contento. Però è opportuno che noi ci appropriamo come Consiglio Comunale della conoscenza di un piano economico finanziario che ci faccia capire con gli 8 milioni e 3 dove arriviamo con la ferrovia, come si integra tutto questo col trasporto su gomma, quale sarà il costo del biglietto, qual è la frequenza e l'utilizzo dell'impianto, e quindi entrare in quello che è la prerogativa del Consiglio Comunale di dare indirizzi di programmazione. Tutto questo mi sembra che finora non sia stato rispettato. Chiudo con altre due riflessioni. La prima è relativa a Piazza della Visitazione. Già in un intervento a marzo scorso evidenziai che era stato dato un incarico esattamente agli stessi redattori del PUM, stravolgendo quello che era l'oggetto della gara originaria. Redigere il piano urbano della mobilità non consente di
modificare il tipo di contratto e affidare un incarico di progettazione di una piazza, un incarico che ha superato la soglia dell'evidenza pubblica, che è un incarico di 43.000 euro, che è stato affidato senza l'approvazione preventiva in consiglio comunale di quell'intervento, e soprattutto nessuno ha mai discusso in consiglio comunale se piazza della Visitazione deve diventare uno slalom per automobili oppure una piazza pedonale di curicucitura fra il centro direzionale e il centro storico della città. Chiudo con una riflessione, che è questa. Capisco benissimo, caro assessore, che c'è sempre dietro l'angolo il rischio della revoca del finanziamento. Questa è una spada che viene brandita dall'Unione Europea ogni volta che ci si accorge che la procedura adottata dalle amministrazioni pubbliche subisce dei rallentamenti. Faccio una riflessione velocissima. Il PISO 2000-2006, siamo a luglio del 2011, ancora non sono state collaudate le opere. Ancora con la famosa delibera di Consiglio Comunale in cui furono stralciati 100.000 euro per pagare i professionisti, oggi i professionisti ancora e le imprese ancora non sono riuscite a prendere i soldi della chiusura di tutto questo. Sono passati 5 anni dalla scadenza del PISO 2000-2006 e nessuno ad oggi ancora ha materialmente revocato i finanziamenti. Alla luce di tutte queste riflessioni, la mia proposta sarà quella di rinviare la pratica perché il tutto venga anticipato con discussioni in commissione e in consiglio comunale del piano annuale triennale, e poi si potrà procedere, come prevede il codice degli appalti, alla valutazione e all'approvazione della variante al bilancio di previsione. Grazie. Grazie consigliere Acito. Volevo, visto che il consigliere Acito è stato così preciso nella sua elencazione, mi sembra strano che ha saltato un solo passaggio che riguarda me direttamente, per cui lo voglio dire. C'è stato tra la mozione e tutti gli atti successivi. Intervengo ancora. È giusto, è vero. Dopo la mozione, quindi nei 30 giorni successivi previsto dal regolamento, il presidente si è preoccupato di venire in commissione e di chiedere quali azioni avremmo dovuto adottare per ottemperare al mandato. E tutti d'accordo dicemmo: non c'è problema, l'importante è che tutto il pacchetto del PISUS venga in commissione e poi in consiglio comunale. Siccome sembrava improponibile che il tutto si consumasse in 30 giorni, in qualche maniera approvammo il suggerimento del presidente del consiglio, che facemmo nostro. Ma dall'11 marzo siamo al 29 di luglio, ancora in consiglio comunale non dico niente di tutto questo. Questa precisazione solo per dovere di cronaca. Grazie consigliere Acito. Ci sono altri interventi? Nessuno? Prego consigliere Toto. Voglio capire presidente se il consigliere Acito ha fatto una proposta di rinvio del consiglio, quindi se c'è questa proposta, quindi andrebbe messa ai voti. Non mi sembra che abbia fatto questa proposta, però glielo chiediamo al consigliere Acito. Ha fatto una proposta di rinvio, consigliere? Non mi sembra di aver sentito questo. Io ho inserito all'interno del mio excursus l'ipotesi che con il rinvio riusciremo a ottemperare quei passaggi che non sono stati rispettati. Chiaramente nel dibattito oggi potrà uscire o meno una proposta di questo tipo, ma ritengo che il Consiglio Comunale debba per legge riappropriarsi del percorso dell'approvazione del programma annuale triennale e successivamente di proporre di andare nella direzione della variazione di bilancio. Quindi nel dibattito, al momento non c'è nessuna proposta di rinvio? Grazie consigliere. Ci sono altri interventi o procediamo con le dichiarazioni di voto? Allora, dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Montemurro. Che cos'è, dichiarazione di voto? Intervento. No, aspetta, ti vedo che non parlate. Abbiamo un po' di difficoltà con il... argomento, quello dei PIS, non si sente niente ovviamente. È un argomento quello dei PISUS.
per le dinamiche programmatiche della materia. Però ringrazio l'assessore, il sindaco, la giunta che hanno fatto un lavoro molto celere proprio in virtù del fatto che c'erano dei finanziamenti in atto e quindi era opportuno procedere per poter reperire questi finanziamenti che sono sempre più da avere. Volevo soltanto sottolineare alcuni aspetti che devo dire non mi hanno molto convinto, fermo restando che per quanto mi riguarda il voto favorevole è indubbio, però mi preme sottolineare alcuni aspetti che secondo me vanno analizzati con un'attenzione forse più di dettaglio. Siccome leggo testualmente, i PISUS rappresentano poi un elemento per l'industria turistico-culturale principale volano dello sviluppo di Matera. Quindi credo che sia opportuno valutare in questo momento se gli interventi che sono stati inseriti nelle schede abbiano ben guardato questa parte consistente dell'industria turistico-culturale che dovrebbe essere il volano dello sviluppo di Matera. Perché secondo me, ed è importante sottolineare, io credo che le linee direttrici dello sviluppo della città di Matera non possono essere fuori da un alveo che è il turismo e che comunque è la cultura. Ma la cultura, secondo il mio modestissimo parere, dovrebbe riguardare soprattutto le dinamiche universitarie. E quindi poi più in dettaglio fra un po' spiegherò che cosa io penso si possa fare per apportare queste modifiche alle schede. Per quanto riguarda la mobilità e il capitolo della mobilità sostenibile, purtroppo, come dire, io sono un ingegnere trasportista e l'unico elemento vero di mobilità sostenibile è la ferrovia. Siccome in Italia poche città, solo quelle grandissime, possono vantare una ferrovia metropolitana, noi dovremmo appropriarci di quello che ci hanno lasciato in passato cercando di migliorarla. E quello che posso proporre è quello di fare dei parcheggi di interscambio modale all'inizio e alla fine di un percorso metropolitano che fortunatamente per Matera è abbastanza lineare. Per cui, siccome non li vedo e siccome non vorrei che ci siano alle 8 la mattina, alle 14, i 100 autobus giornalieri che vengono dalla provincia e dalla regione, io credo che sia importantissimo aumentare le frequenze di viaggio della metropolitana per captare a Matera Nord e a Matera Sud tutti, se riuscissimo soltanto a far parcheggiare gli autobus provenienti dalle vicine Puglie e gli autobus provenienti dalla provincia di Matera, quindi statale 7, nei due punti, io credo che avremmo già risolto un grosso nodo di Piazza Matteotti. Per cui va affrontato in dettaglio quello che io ritengo sia un utile investimento nelle ferrovie, con alcuni accorgimenti che sono proprio quelli dei parcheggi intermodali. Io l'unica cosa che vorrei evitare è che questo principale strumento per lo sviluppo della città si trasformi, attraverso un intervento straordinario, nel risolvere alcuni problemi ordinari della città. Siccome noi abbiamo sempre difficoltà finanziarie in alcuni punti, in alcune situazioni, in alcune strutture fatiscenti, poi usiamo strumenti straordinari che dovrebbero servire, lo ripeto, per l'industria turistico-culturale che rappresenta il volano dello sviluppo di Matera, delle mie figlie e di tutti coloro che vogliono restare qui a lavorare. Non vorrei trasformare i PISUS in uno strumento per
prendere dei soldi e tappare le buche ordinarie. E quindi ritorno all'argomento principale, turismo e università, che secondo me rappresentano gli unici momenti nei quali poter sperimentare e spendere soldi per attrarre i turisti e gli universitari, perché città come L'Aquila avevano 30.000 turisti, 30.000 universitari, vivevano, purtroppo dopo il terremoto ovviamente hanno subito conseguenze non solo strutturali ma anche sociali, vivevano esclusivamente dall'università. È chiaro che sono dei canali, che noi dovremmo inventarci dei canali, delle facoltà, delle distribuzioni diverse da quelle normali, cioè, non è che li possiamo rimettere economia e commercio, giurisprudenza e quant'altro, o anche, dovremmo trovare delle facoltà, degli indirizzi che leghino l'università al turismo, soprattutto, se possibile, anche straniero, proprio per allargare le maglie e far diventare città, cioè Matera, una città frequentata dallo studente universitario che è, come dire, un turista per eccellenza, perché vive 365 giorni nella città, non due giorni, mezza giornata, il panino, il fast food. Cioè, il principale turista materano è lo studente universitario, perché città piccole del nostro taglio vivono esclusivamente la loro economia urbana attraverso i fuorisede, come io, come tanti altri che hanno frequentato l'università fuori. Quindi bisogna captare queste esigenze e farle scendere nei sassi. Perché dico nei sassi? Perché se poi li lasciamo in qualche posto sperduto, comunque anche no, però al piano, è probabile che per la struttura, diciamo, urbanistica dei sassi non scendano neanche nei sassi, perché magari i pub, come dire, i luoghi di ritrovo sono sul piano. E quindi occorre trovare dei contenitori e soprattutto i contenuti all'interno dei contenitori per poter far fermare, stanziare i fuorisede all'interno dei sassi. Per fare ciò, diciamo, l'elemento di criticità che io vedo nei PISU e che secondo me, diciamo, va, secondo il mio modestissimo parere, va riguardato. Poi voglio dire, ovviamente io non ho la sapienza e sono, però gli ascensori nei sassi, gli ascensori in genere, a me preoccupa solo l'idea, perché io li vedo già rotti, li vedo già inutilizzati, neanche li dobbiamo finire di completare, appaltare e diventare idonei. Secondo me il secondo successivo sono soldi che andranno via e non utilizzeremo nulla, perché ci sono due problemi: la gestione, che non si sa a chi viene affidata, ma soprattutto la conformazione orografica dei sassi, perché purtroppo i sassi hanno una struttura che non è verticale. Diciamo, ci sono le scale, ci sono percorsi, quindi, a parte il fatto che, torno a ripetere, secondo me io li vedo già rotti, manco devono essere finiti, però hanno anche difficoltà intrinseche nell'utilizzo, ammesso che funzionino. Perché non riportare all'attenzione, esempio, per collegare il piano ai sassi, e quindi turisti e soprattutto fuorisede, quindi universitari, una cerniera importante fra il piano e i sassi, utilizzare i soldi che abbiamo, che rimane probabilmente pure qualcosa a Matera, delle grandi scalinate di accesso fra il piano e i sassi. Piazza Vittorio Veneto, che rappresenta un centro nevralgico della città e di chi sta lì, se io da Piazza Vittorio Veneto voglio scendere nei sassi, devo percorrere quella strettoia buia che chiamano il Ponticello. Cioè, ma voi vedete la gente che va sotto il Ponticello e scende nei sassi? Cioè, perché non pensiamo a una grande scalinata che da Piazza Vittorio Veneto, non ci ho pensato io, cioè, no, l'ho capito. Sto esagerando.
guardate, chi ha pensato di togliere, no, consigliere Tortorelli, chi ha pensato di togliere la ferrovia e interrarla 40 anni fa, ha pensato lungo. Tieni presente che città vicino a noi, Bari, ha il fascio di binari in pieno centro, c'è un passaggio a livello in via Oberdan, una città come Bari. Quindi attenzione a quello che pensate. Poi volete gli ascensori? No, non è un problema. Poi quando saranno rotti, vedremo perché sono rotti e come li faremo. Questo per quanto riguarda il discorso dei sassi. Per quanto riguarda invece il discorso importantissimo di come attrarre il turista fuori sede, quindi lo studente universitario, io credo che sia opportuno cominciare a capire quali sono i filoni che noi possiamo coltivare all'interno della città. E penso molto ovviamente al cinema. Quindi cominciare a capire se possiamo sfruttare questa scenografia naturale, perché io vedo delle permanenti come la Gran Cia, dove attraggono delle persone. Vedo il volo dell'Angelo a Castelmezzano, che addirittura promuove i viaggi in aereo. Cioè noi abbiamo uno spettacolo naturale e non c'è nessuna permanente. Cioè non c'è uno spettacolo che tutti i giorni si ripete, anche pedisteguamente magari per il cittadino, ma che inizia il 1° luglio, anzi facciamo il 3 dopo la mano della blu per non scontentare nessuno, e finisce il 31 agosto. Come si fa a non avere una cosa, un evento del genere, magari legato agli elementi biblici? Come io... Grazie, scusatemi per l'intervento un po' prolisso. Grazie consigliere Montemurro. Prego, prego consigliere Taratufolo. Buonasera Presidente, Sindaco, cari colleghi e cari assessori. Intervengo in questo dibattito non per riprendere questioni che abbiamo già trattato in troppe riunioni e commissioni di consiglio, perché queste presentate sono tematiche che da anni attendono delle risposte. Intervengo solo per ricordare a me stesso e ai colleghi i tratti distintivi della fase politico-istituzionale in cui questo accade. È importante alzare lo sguardo all'orizzonte per apprezzare il senso sociale ed economico e il significato politico della decisione che oggi assumiamo approvando il programma PISUS ed effettuando modifiche al piano delle opere pubbliche. Basta aprire i maggiori giornali per leggere, ad esempio, che la banca tedesca ha deciso di vendere 7 miliardi di euro di titoli italiani, nonostante i nostri titoli rendono più di quelli tedeschi. Questo non è un buon segno, perché in finanza più si guadagna e più si rischia. Significa cioè che a giudizio dei mercati l'affidabilità del nostro paese è sempre più vacillante. Sono questi gli elementi per i quali il Capo dello Stato, il nostro Presidente Giorgio Napolitano, ha chiesto alle forze politiche di approvare una manovra di rientro della spesa pubblica, una spesa fuori controllo, nonostante i tagli lineari operati ripetutamente in questi anni dal ministro Tremonti. In questo quadro io sento di dover riconoscere tanto di cappello ad una regione che chiude il conto consuntivo con un avanzo di amministrazione pari a circa 651 milioni di euro. Significa che la Basilicata è una regione virtuosa del sud, anche se i dati dello sviluppo faticano a decollare. È una regione che nel 2013 esce definitivamente dall'obiettivo convergenza. La Basilicata, in questo contesto, alla luce dei tagli crescenti del trasferimento Stato-Regione, espone una situazione contabile in ordine, frutto di una corretta stima delle risorse iscritte in bilancio, nel rispetto del patto di stabilità, nonché di una prudente gestione delle entrate proprie della Regione. In questo quadro, il PISUS avvia, con questo atto finale, la ridefinizione degli aspetti strutturali e strategici di Matera e del suo territorio.
Sono questi aspetti importanti legati al suo sviluppo socio-economico, urbanistico e culturale in un periodo dell'economia mondiale che si riconfigura e che vede gli Stati Uniti d'America in difficoltà rispetto all'emergenza aggressiva delle economie asiatiche. Tutti noi sappiamo che in questo fenomeno non è poi distante da noi. Infatti l'economia legata al distretto del mobile imbottito ancora oggi subisce colpi dalla serrata concorrenza del polo mondiale del salotto di Shanghai, polo che a breve avrà nel porto di Taranto un terminale potente di collegamento Asia-Nord Europea. Appare allora importante dare sbocco ad un luogo lavoro di operatori pubblici e privati, lavoro che in questa fase ha dovuto essere condotto ad un ritmo incalzante per non perdere le risorse messe a disposizione, da investire a vario titolo su strutture, aiuti e finanziamenti all'attività di sviluppo del nostro territorio. Sono risorse che, se non sapremo iniziare a spendere nello scorcio dell'anno in corso, rischiamo che ci vengano tolte e destinate altrove. Sono risorse che servono per riprendere i progetti di riqualificazione dei borghi abbandonati da troppi anni. Quest'anno la celebrazione del centenario della nascita di Ludovico Guaroni non sarà un fatto celebrazione del centenario della... non sarà un fatto formale, ma verrà rinascere il suo teatro e la piazza antistante, recuperato con il finanziamento di circa 4 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni e mezzo di fondi PISUS. Ciò consentirà di completare i lavori di riqualificazione del teatro, riqualificazione del campo sportivo del Borgo La Martella e, con i fondi ulteriori, completare le strutture scolastiche fatiscenti. Sono cose che non possiamo permetterci di sprecare in funzione di polemiche sterili e superate, polemiche che noi giovani non sempre capiamo e che oramai non vogliamo sostenere. Noi vogliamo che la nostra terra possa contare su strutture sportive riqualificate, su aree verdi urbane vivibili. A noi sta bene che i parchi urbani, che l'area del castello tornino ad una nuova vita e che questi contenitori siano vigilati, puliti e animati. Messi, cioè, a disposizione di nuove iniziative culturali attraverso avvisi pubblici e bandi, come quelli che si cerca di promuovere relativi alla Casa Cava o all'area già disponibile del Parco del Castello, in attesa del suo completamento. Ma apprezzo anche i lavori urgenti e necessari che si intende fare per riqualificare la tensostruttura di Serra Rifusa, o il complesso sportivo del campo scuola, il palazzetto di Via Vena o il completamento di edificio storico come quello che ospitava l'asilo di Via Gramsci. Penso che non vadano affatto sottovalutati gli incentivi per servizi innovativi a mercato, per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti, la gestione di asili nido, i servizi di mensa, il trasporto di disabili, il servizio di integrazione per gli immigrati, i servizi innovativi di tipo socioculturale e per l'inclusione sociale di giovani a rischio di abbandono scolastico. Per le ragioni anzidette, anticipo che il voto al provvedimento odierno sarà favorevole, con l'auspicio futuro di poter essere protagonisti attivi delle scelte operate per interpretare al meglio quelle che sono le ambizioni della città di Matera, cui mi sento di appartenere. Grazie. Grazie, consigliere Taratufolo. Assessore, prego, assessore Bergantino. Visto che non ci sono molti iscritti, diciamo, ultimamente, aggiungevo qualche considerazione anche per via dell'intervento di consigliere Montemurro, che entra proprio nel tema di quale scelta è più opportuna in questo quadro. Ricordo, riprendendo un po' l'intervento e la relazione di Rivelli, che in verità noi abbiamo una strategia, come lui ricordava all'inizio, fatta sostanzialmente su un quadrilatero, quattro punti.
le infrastrutture culturali in senso proprio e quindi il recupero dei contenitori, il recupero di percorsi, la possibilità di realizzare contenuti, produzioni, proposte e creatività di tipo culturale. Quindi l'animazione culturale e la produzione della stessa nei contenitori di eccellenza che noi abbiamo, di cui se ne sente sempre più il bisogno, e man mano che cresce la domanda di promozione culturale e di esplicitazione della produzione culturale sono sempre più insufficienti. Questo luogo dove noi facciamo fatica a farci sentire era un teatro di quartiere, voi sentite dall'eco che era sintonizzato molto di più su una manifestazione canora che non su un dibattito politico-culturale. Tuttavia questo polo della infrastrutturazione culturale fa i conti con la infrastrutturazione tecnologica e con quella legata alla qualità della vita che si esplicita nei servizi sociali. Quindi da questo punto di vista crescono le possibilità di realizzare attività. Nel frattempo l'effetto pratico di questa strategia politica lo si ha quando aumenta il numero dei visitatori nella città di Matera, che è la prova provata che il nostro modo di fare, il nostro produrre iniziativa, il nostro investire in strutture ha un risultato. Il risultato è che entro fine anno probabilmente quel 22% di aumento del visitatori 2010 su 2009 diventerà il 30%. Quindi c'è un trend crescente di turismo culturale ed agropastorale, direbbe il sindaco, un turismo quindi teso a ritrovare una qualità del tempo libero arricchente, una qualità del tempo libero utile che fa crescere personalmente coloro i quali vengono a trovarci, infatti se ne vanno con la sensazione di avere visto qualcosa di nuovo in termini di habitat ma anche in termini di modello culturale a cui si ispira la storia di questa città. Bene, se c'è un incremento crescente è il momento di utilizzare il PIOT per completare in modo integrato l'azione del PISUS e quindi di aiutare dando alle agenzie turistiche, agli alberghi, a tutta l'industria culturale del mondo turistico aiuti per fare aumentare sia l'offerta di accoglienza e sia la qualità della stessa accoglienza, cioè a dire innalzare il livello qualitativo dell'offerta. In questo quadro c'è tutto un contatto che con il sindaco stiamo facendo, con Gian Piero Perri, con il direttore dell'azienda territoriale, per promuovere presso grandi vettori europei, anzi mondiali, come la Ryanair, una serie di promozioni di questa città, investendo da 300 a 400 mila euro complessivamente parlando nella promozione di eventi specifici che si fanno sia a Pasqua, sia a Natale e sia a luglio, cioè in tre momenti fondamentali di quella che è l'attività culturale di questa. Sono investimenti che vedono mettere 50.000 euro per l'anno 2011, 50.000 euro per l'anno 2012 alle risorse del PIOT, quindi Regione APT Comune, e altrettanto da parte della Ryanair, che metterà sul suo portale, dove si prenotano a 9 euro i voli da Stoccolma a Bari Matera,
o da Londra a Bari Matera si prenota con 10 euro un volo diretto. È chiaro che questo tipo di promozione presuppone un aumento, questo incremento di visitatori di un certo tipo e un incremento, diciamo, di qualità ospitativa di costori, sia in termini di offerta sia in termini di low cost. Cioè, se noi immaginiamo che c'è una filiera offerta promossa che con 10-15 euro ti porta dal nord Europa in Bari e con 10-15 euro la navetta ti porta da Bari Palese a Matera con altrettanti costi, se tu con 50 euro arrivi a Matera, per stare a Matera non devi spendere tre volte 50 euro. O meglio, devi poterle spendere per fare più di una cosa, cioè a dire una filiera di qualità del low cost che parte per la prossima stagione, già a partire dal prossimo Natale, in termini di costo, qualità aggredibile, apprezzabile e di incremento notevole dei nostri visitatori. Non cito l'esperienza del Natale ultimo scorso, dove noi 40-50 mila persone nel giro di poche ore, no, l'avemmo in fila su tutti i sassi, ma evidentemente esperienze di questa portata sono ripetibili a patto che le spese di trasferimento, la programmazione della mobilità cittadina a partire da un potenziamento delle linee ferroviarie esistenti e la capacità di non intasare il centro cittadino con 250 autobus e 2000 macchine, bisogna incominciare a immaginare che quindi le risorse che noi prevediamo di sistemare intorno alla città per poter fare accoglienza del livello significativo di cui diceva Montemurro, dei livelli che attualmente si verificano una o due volte l'anno, fare occasioni ripetibili e ripetute. E quindi tutta la infrastrutturazione, tutta l'offerta d'accoglienza, tutta l'offerta di collegamenti, prenotazioni, indotte, eccetera, eccetera, dovrà cominciare a sintonizzarsi su un salto di qualità dell'accoglienza. Il salto di qualità dell'accoglienza include quindi una promo commercializzazione, come dicono gli amici dell'APT, promozione e vendita di pacchetti, itinerari specifici sui quali si organizzano anche gli operatori turistici, alberghieri, eccetera, ma anche dal nostro punto di vista la infrastrutturazione che consente, no, una mobilità significativa di visitatori tesi a crescere e a costituire un'industria che, non dico sostituisce la calante industria industriale in senso proprio, e quindi il polo del Salotto, la chimica e quant'altro, ma è comunque un significativo, diciamo, pezzo di economia intorno ai quali ormai dai 7 agli 8 mila operatori vivono nella provincia di Matera e vengono valutati quindi come un indotto occupazionale significativo. Da questo punto di vista quindi tutta l'attività di promozione delle strutture viaggia in parallelo con un'attività di contenuti, di esplicitazione, di realizzazione, di promozione culturale. Stasera in giro per Matera avete, se andate alle Monacelle, un concerto, se andate a Cinema da Mare a San Giovanni, un film, se andate giù nei Sassi c'è l'apertura della mostra con Gillo Dorfles, cioè a dire, sono solo 3 dei 10 esempi che dicono che questa città in un fine settimana qualunque estivo presenta un'offerta qualitativa sui 3 settori culturali più grossi di valore. Quindi è immaginabile ed è facile che l'Interland della cosiddetta città murgiana, quindi Altamura, ormai ben collegata con Matera, 15 minuti in macchina, la Terza, Gioia, la stessa Gravina, riesca a fruire di questo territorio in termini anche di emergenza culturale che risulta anche per loro affermazione molto più intensa e molto più incisiva che noi.
e quindi crescita dell'offerta culturale, diversificazione qualitativa, aumento dell'offerta quindi ristorativa, albergativa, ricettiva e infine miglioramento costante della infrastrutturazione. Questo è il programma in sintesi che l'amministrazione comunale si è dato, che grazie al lavoro di tutti noi, la partecipazione intelligente, la coesione politica di maggioranza e la capacità di articolare il dibattito anche tra maggioranza e minoranza, si riesce a dare un contributo crescente, diversificato e creativo all'industria del turismo, che qui è sicuramente un punto di emergenza sulla scala regionale, come tutti gli altri ci dicono. E questo è un buon inizio di quello che stamattina si è fatto, cioè a dire una scommessa da giocare come città del sud che non tema di porre la sfida di capitale europea della cultura, perché è al tempo stesso qualità della vita, qualità delle strutture, proposta culturale, storia e progresso messi insieme. Io spero che da questo punto di vista non ci attardiamo nel perfezionismo, ma vediamo strada facendo, come succede sempre nelle cose da costruire, come migliorare la proposta, come renderla più efficiente senza fermarsi. Non abbiamo modo di poter fermare. Il mondo non aspetta che noi risolviamo i nostri problemi. Gira lo stesso e gira vorticosamente. Gira a velocità differenti. Gira rispetto ai mercati asiatici e dell'est in termini percentuali di crescita tale per cui tutto quello che era la nostra ricchezza e vantaggio competitivo di localizzazione europea è azzerato, ed è azzerato da un'industria aggressiva che nel settore specifico, che è quello nostro, del mobile imbottito, ma anche nel settore dell'alimentare, non è dato per scontato il fatto che una primazia tenuta in termini di quantità si riesca a mantenere se non si accompagna col termine della qualità. E noi su questo punto abbiamo appreso dal fallimento dell'industria chimica, possiamo apprendere dalla difficoltà in cui c'è l'industria del mobile imbottito, potremmo evitare di cadere nello stesso errore nella produzione agricola, che ancora oggi vede la Basilicata tra i punti di eccellenza di qualità in termini di produzione, di tracciabilità e di qualità del prodotto. È questa la sfida in sostanza che a noi, penso, dia qualche sollecitazione, qualche possibilità di andare avanti, e questo è il modo forse sul quale dovremmo lavorare in termini più intensi e più fattivi. Grazie assessore. Prego consigliere Cotugno. Non so se è l'argomento, se sono i Pisus, grazie presidente, oppure se è stato l'intervento, chiedo scusa, dell'assessore Bergantino, insomma, non usuale in una che ha lasciato la platea vuota. Spero che sia il suo intervento e non l'interesse sui Pisus, perché quello sui Pisus dovrebbe in qualche modo essere argomento di estrema importanza. Stiamo parlando di 33 milioni di euro, stiamo parlando di un intervento la cui ambizione è quella che dovrebbe aiutarci a cambiare il modello di sviluppo della città, il volto della città. Stiamo parlando di interventi straordinari che arrivano dalla Comunità Europea, tesi a dare, così come descritto dentro le indicazioni, un senso ai processi di trasformazione economico e sociale che la nostra città sta vivendo in questi anni, e soprattutto indirizzati al settore turistico-culturale. Ovviamente quando parliamo di questo, e l'assessore Bergantino ha citato
maniera esemplare, diciamo, pezzi che riguardano questo aspetto. Parliamo di una questione, diciamo, che tiene dentro la valorizzazione dei beni ambientali e architettonici, tiene dentro il sistema della mobilità, tiene dentro, diciamo, la condizione economico-sociale della città, tiene dentro la relazione dei quartieri con il centro storico, tiene dentro la rigenerazione ambientale della stessa città. Quindi stiamo parlando di un progetto importante, tant'è che l'importo è straordinariamente importante ed è un importo che ci deve impegnare. Su questo argomento ovviamente possiamo seguire approcci di tipo diverso, tutti validi, nel senso che tutti hanno l'obiettivo di, o mirano a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. Che ci siamo posti quando? Ci siamo posti quando abbiamo discusso e approvato il piano di azione in Consiglio Comunale. Abbiamo elencato una serie di interventi dentro quegli assi perché si potesse raggiungere quegli obiettivi. E lo abbiamo fatto, diciamo, entrando nella discussione, lo abbiamo fatto, parlo, diciamo, tenendomi dentro il lavoro del Consiglio Comunale, non in terza persona, come, diciamo, una questione che acquisiamo dalle decisioni altrui. Quindi abbiamo fatto una discussione sul piano di azione, abbiamo indicato degli obiettivi, abbiamo, diciamo, stabilito un percorso per raggiungere un risultato importante per la città. Dicevo, l'approccio alla discussione può avere caratteristiche diverse. L'assessore Livelli ovviamente ha enfatizzato e ha fatto bene, perché è un approccio, diciamo, importante a cui è stato costretto anche a legarsi, al tema dei tempi, ovvero, diciamo, siamo arrivati in continuità amministrativa, quindi assumendoci anche la responsabilità di un percorso che ha visto, diciamo, un'amministrazione cadere prima, un commissario che è intervenuto, quindi siamo arrivati anche in corsa rispetto alla necessità di definire esattamente, diciamo, rispetto alle imposizioni, alle caratteristiche, ai tempi che ci vengono, diciamo, dati dall'Europa. Siamo arrivati ad approvare a novembre dell'anno scorso il piano di azione, e lo abbiamo fatto facendo un esercizio, diciamo, anche importante di coinvolgimento da questo punto di vista. Questo è un approccio che l'assessore ha voluto, diciamo, marcare quando, diciamo, indica che il comitato che osserva questi lavori, diciamo, preme perché si possa andare avanti, e ovviamente, diciamo, indica anche, diciamo, il rischio che si possano perdere dei finanziamenti. Non sarebbe il primo caso in cui, diciamo, finanziamenti europei vengono revocati perché non si avvia la fase di progettazione o perché i tempi di realizzazione non rispondono esattamente a quelli che sono stati prerequisiti. Quindi abbiamo, diciamo, una scuola di esempi che, e quindi ha fatto bene a enfatizzare e a sottolineare la necessità che si è avuti nel, diciamo, dare un'accelerata anche rispetto ad alcuni ritardi che la struttura regionale probabilmente in una fase transitoria ha potuto determinare rispetto all'approvazione. È un approccio importante, diciamo, è una lettura importante che ci viene riproposta oggi, nel senso che se facciamo riferimento ai tempi, ovviamente i tempi sono stati stretti, i tempi, diciamo, ha assorbito anche parte del lavoro che avremmo dovuto fare. Oggi ci troviamo ad approvare un quadro economico che è relativo, diciamo, al piano triennale dei lavori pubblici, senza, diciamo, la opportunità, la possibilità di entrare nel merito anche della lettura delle schede, degli interventi. Dico anche nella lettura perché, diciamo, non abbiamo partecipato in alcun modo alla, diciamo, condivisione e alle scelte che poi si potevano fare all'interno dei singoli assi. Va da sé che questo però ci porta a raggiungere un risultato, e il risultato qual è? Abbiamo approvato le schede, abbiamo approvato il piano di azione, abbiamo, diciamo, approvato il programma. Poi verrò alle cose di dopo. Un altro meccanismo di lettura sta agli obiettivi di spesa. Cioè, se noi, diciamo,
tralasciamo per un attimo la questione legata al tempo, ai tempi, poi leghiamo, diciamo, il tipo di lavoro che facciamo su questo agli obiettivi di spesa. Quindi quanto prima dobbiamo spendere? Quanto prima dobbiamo, diciamo, fare in modo che quelle indicazioni che sono state date debbano essere, diciamo, portate ad appalto attraverso i preliminari, i progetti preliminari, i progetti definitivi, le gare d'appalto e così via. Anche questo è un approccio importante che, se legato e se opportunamente legato alla questione dei tempi, diciamo, ci permette di raggiungere anche qui l'obiettivo. C'è una terza lettura che finora non è stata fatta e sulla quale io vorrei intervenire. È vero che c'è un tema che è legato ai tempi, è vero che c'è una questione che è legata, diciamo, alle opportunità di spesa, agli obiettivi di spesa, ai tempi necessari per raggiungere questi obiettivi. C'è una lettura che guarda la qualità dell'intervento. C'è una lettura che deve guardare, diciamo, alla massima condivisione dell'intervento. E io qui voglio essere un po', come dire, utopista, sognatore, un po' che guarda all'obiettivo 2019, un po' che guarda, diciamo, di più a questo, e non solo ai tempi e non solo alla, diciamo, alla quantità della spesa. Guarda alla qualità della città, guarda a quelli che sono gli indicatori principali che sono inseriti all'interno dei PISUS. E come si raggiungono questi obiettivi? Come si fa, diciamo, a determinare dentro il tema dei tempi, dentro, diciamo, la quantità della spesa, anche la qualità della spesa e soprattutto della condivisione, della partecipazione, che sono requisiti riportati tra l'altro dentro la questione programmazione? Si fa attraverso, diciamo, il più ampio coinvolgimento. Io oggi qui in consiglio ho ascoltato alcune cose. Ho ascoltato l'assessore che dice: lo abbiamo fatto a livello domestico con l'aiuto degli amici. Capisco, diciamo, l'affermazione e, diciamo, il momento dell'esposizione, però la cosa mi atterrisce un po' se penso che 33 milioni di euro, che la progettazione, la definizione delle schese siano fatte, diciamo, a livello domestico, con l'eccezione non del farlo in house, ma del farlo, insomma, in maniera un po' approssimativa, avendo fatto riferimento a Potenza, che è un ufficio specifico che realizza questo, e con l'aiuto degli amici. Io tralascio questa questione, diciamo, immaginando che la fase successiva, è una mia lettura. Non ho sentito, scusa. Vabbè, se tu non l'hai detto, sto ripetendo. Ma volevo legarlo alle cose che devo... No, scusa, non sento. Dicevo questo per legarlo ad un aspetto che lega i tempi, gli obiettivi e la qualità della spesa. Io ritengo che, diciamo, passata questa fase e acquisito, diciamo, anche alcune indicazioni di criticità che, diciamo, almeno i consiglieri che sono intervenuti finora hanno detto, io, diciamo, ho ascoltato quelli che sono intervenuti, non so, diciamo, il pensiero di quelli che non sono intervenuti, almeno, diciamo, in un'assise come questa, ma ascoltando le criticità che sono state poste rispetto, diciamo, alla descrizione, alla definizione delle schede, cioè io mi aspetto che ci sia l'opportunità intanto di definire una struttura che segua in maniera specifica i PISUS, poi lo vogliamo chiamare ufficio PISUS, vogliamo chiamarlo, diciamo, come vogliamo, ma io credo sia indispensabile che su un intervento di carattere straordinario come quello che sta all'interno dei PISUS ci sia, diciamo, a livello domestico in questo caso, ovvero dentro l'amministrazione, anche con il supporto, diciamo, esterno, la possibilità di definire per dare, sì, attraverso questo anche un tempo celere alla realizzazione della spesa che possa in qualche modo rispondere anche ai criteri qualitativi da questo punto di vista. Allo stesso tempo mi aspetto che dentro la lettura delle criticità già esposte, ne citerò alcune anch'io, sulle quali ovviamente, non avendo avuto la possibilità di confrontarci in maniera più precisa nel merito, le criticità che io espongo ritengo che possano essere, diciamo, superate da un confronto, da un approfondimento che credo dovrà esserci, che a fronte delle criticità espresse ci sia l'opportunità, io dico la necessità, che si possa intervenire
dando le priorità al tipo di lavori, agli obiettivi che ci poniamo negli assi, priorità che devono rispondere evidentemente in questo caso e necessariamente all'obiettivo di spesa, e allo stesso tempo però sulle altri, diciamo, tipi di intervento, definite le priorità che noi stiamo, diciamo, indicando, sugli altri tipi di intervento ci sia l'opportunità di rimodulare, di ridiscutere, di rivedere, di ritarare rispetto a che cosa? Rispetto ad un percorso che purtroppo, sempre riferito ai tempi, non abbiamo avuto la possibilità di fare. Ovvero, cioè questo programma straordinario che sono i PISUS è strettamente connesso al piano strategico, è strettamente connesso a tutti i piani, diciamo, di intervento che regolano il disegno della città, il regolamento urbanistico, il piano strutturale, il piano della mobilità urbana e evidentemente il piano strategico che, di fronte alle trasformazioni che in questi 10-15 anni questa città ha subito, l'assessore Bergantino citava la Valbasento, citava il mobile imbottito, trasformazioni, voglio dire, notevoli, che hanno cambiato notevolmente il tessuto, diciamo, economico e sociale della città, i PISUS devono, attraverso, diciamo, una acquisizione, una identificazione, un'approvazione, una condivisione di tutti gli altri strumenti, essere integrati, perché lì si vanno ad inserire, lì vanno a fare squadra e obiettivo che ci permette da un lato di stare dentro le dinamiche di trasformazione economica e sociale e allo stesso tempo di gareggiare alla grande rispetto all'obiettivo di capitale europeo della cultura. Questo lavoro, dico, mi faccio una domanda, è qualcosa che può appartenere anche ai consiglieri? O se si dice che deve appartenere anche ai consiglieri si fa perdere tempo? Quando dico deve appartenere anche ai consiglieri, è evidente che finora, diciamo, la partecipazione alla, diciamo, condivisione, non al disegno, alla progettazione, perché questo non è mestiere nostro, noi stiamo qui eletti perché vogliamo dare un contributo politico alle scelte dell'amministrazione, un contributo di idee, un contributo di programma all'amministrazione. Finora il disegno delle schede non è stato, diciamo, patrimonio dei consiglieri. È opportuno che questo lo diventi? Io credo di sì. Il fatto che i consiglieri possano, diciamo, condividere al meglio le schede fa ritardare il processo avviato? Credo di no. L'accordo di programma è stato stipulato, alcune priorità che definiamo insieme possono essere tranquillamente portate avanti per raggiungere, diciamo, una percentuale della quantità, cioè di spesa impegnata. Su altre questioni forse è utile anche, diciamo, intervenire, è utile anche rivedere, è utile anche, diciamo, rimodulare, se sarà il caso di rimodulare, ma la parola non deve spaventare, essendo uno dei, diciamo, dei termini e delle procedure provviste all'interno stesso dell'elaborazione del piano strategico, di quello che sono i PISUS. Ovviamente, diciamo, qui si pone un problema, lo dico per sottolineare alcune criticità. Se noi assistiamo a quello che è l'esempio che abbiamo ereditato dei PISU, probabilmente possiamo dare un giudizio positivo rispetto alla quantità della spesa. Cioè, nel senso che siamo stati capaci di impegnare tutte le risorse. E questo è un dato importante, perché la capacità di spesa è sicuramente un dato importante che sta dietro il lavoro che fa la macchina amministrativa, che fa, diciamo, la guida politica, gli uffici, i tecnici e tutti quelli che stanno dietro. Quanto quel lavoro, diciamo, quantitativo sui PISUS è fruibile in termini quantitativi, probabilmente non siamo in grado ancora né di determinarlo né di scoprirlo, perché parte di quelle opere non sono ancora affidate, alcune sono, diciamo, da reintervenire perché bisogna rimettere le mani, non avendo, diciamo, fatto procedure di affidamento in precedenza. Sono indicazioni che ci devono portare in questa fase senza perdere tempo.
senza rallentare, senza il rischio di perdere risorse, a fare un lavoro perché già nella fase in cui noi avviamo questo tipo di attività si è in grado di immaginare a che cosa guardiamo, a quale tipo di affidamento, a quale modello di gestione, a chi deve gestire questo, perché l'amministrazione possa mettere dei soldi che servono non solo quantitativamente a realizzare, ma anche qualitativamente a dare risposte a quelli che sono gli stessi obiettivi che stanno all'interno. È stato citato, diciamo, oggi stiamo parlando del quadro economico e del pezzo che riguarda i lavori pubblici, quindi mi fermerò a questo e non, diciamo, alle questioni altre che affronteremo, credo, in un'altra occasione, quello degli interventi, diciamo, al sistema dell'innovazione, degli incentivi alle imprese. Stiamo parlando, diciamo, di una variazione di bilancio rispetto ad un piano di intervento di lavori pubblici. Però in questo risottolineo anche qui quello che diceva il consigliere Montemuro. Non entro nel merito della scelta ferrovia sì tangenziale, che è stata, diciamo, una delle discussioni che state fatte. Cioè, la scelta della ferrovia può essere della ferrovia, infatti io non la chiamo metropolitana, perché stiamo parlando, diciamo, dell'interramento, diciamo, di binari e del prolungamento, diciamo, di un tratto urbano di una ferrovia, non è una metropolitana. Quindi mettere lì queste risorse deve dare la possibilità all'amministrazione intanto e alla prospettiva dei cittadini che quell'intervento possa servire, debba servire a migliorare la qualità urbana rispetto, diciamo, al traffico nella città, a fare in modo che sempre meno auto accedano all'interno del perimetro urbano della città e in particolare nel centro storico, a fare in modo che culturalmente cambi l'approccio anche dei cittadini rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici. E per fare questo è evidente che c'è un percorso di sensibilizzazione, di aiuto che la stessa amministrazione deve fare rispetto all'utilizzo, diciamo, dei mezzi pubblici, in particolare in questo caso di una ferrovia interrata che ci permette di attraversare la città in maniera abbastanza semplice. Però questo deve passare attraverso la conoscenza di quale accordo c'è con le FAL. Noi non conosciamo, la FAL è monopolista e proprietaria della infrastruttura. Quando si realizzerà l'opera, qual è, diciamo, il tipo di servizio che si integrerà rispetto al trasporto pubblico locale oggi su gomma che noi affidiamo attraverso un bando? In che modo questo avverrà? Come si dovrà esercitare? Certo, possiamo non farlo oggi perché l'opera si realizzerà fra 3-4 anni, ma la conoscenza, la impostazione, la pianificazione anche qui di questi elementi credo siano elementi importanti. Il consigliere Montemuro citava il tema delle scale mobili, no? Non so se, diciamo, ovviamente questa è una scelta che è inserita nelle schede, io non so quanto sia opportuna questa rispetto ad altre, può darsi che sia la soluzione migliore, credo di no, ma anche qui vogliamo capire se e come discutiamo di queste questioni, se e come queste siano effettivamente le scelte più opportune e le priorità in questo momento, ma sempre dentro l'asse della mobilità sostenibile, non rispetto ad altre questioni che lo stesso FES, lo stesso PISUS non mette all'interno. Quindi sono tutti temi che ovviamente io ho rilevato nella discussione di oggi in Consiglio, ho rilevato nella interlocuzione che in queste settimane si sono avuti con i consiglieri, ed è, diciamo, un'osservazione ed è un tema che pongo al sindaco, che pongo all'assessore, che pongo alla giunta, se e come, fermo restando, diciamo, la necessità di stare sui tempi, fermo restando la necessità di ottemperare a un tema che ci viene imposto dalla comunità europea e dalle procedure che stanno dentro l'approvazione dei PISUS, ma se e come, io dico senza il se, ma come, il coinvolgimento dei consiglieri nella definizione delle priorità, nella definizione anche meglio delle schede attraverso alcune rimodulazioni, possa essere patrimonio comune, patrimonio collettivo. Possiamo coinvolgere dentro questo processo più di quanto non l'abbiamo fatto finora anche i soggetti economici e sociali della città, dico ancora di più di quanto non sia stato fatto, no? Proprio per allargare alla città il coinvolgimento. Guardate, in questo momento io credo che quello a cui dobbiamo tendere in tutte le cose che facciamo. Noi stiamo, oggi abbiamo, diciamo, avuto un momento importante. Si è costituito il comitato istituzionale Matera 2019, c'è un comitato scientifico,
diciamo, oggi si chiude una fase di partenza rispetto ad un obiettivo straordinario. Quell'obiettivo lo raggiungiamo se coinvolgiamo intanto, diciamo, la città, e se attraverso il coinvolgimento della città coinvolgiamo, diciamo, quelli intorno a noi e quelli un po' più lontani, se riusciamo a dare un'immagine di questa città che è un'immagine in cui c'è il più alto momento di partecipazione, in cui c'è la passione, c'è il sentire comune di un obiettivo che dobbiamo raggiungere. E questa passione, sentire comune per questo obiettivo passa attraverso i PISUS, passa attraverso le scelte che si fanno, passa attraverso le decisioni che si assumono. E per fare questo bisogna sforzarsi di coinvolgere sempre, anche quando si è stanchi, tutti. Anche quando si è stanchi, perché se non si fa questo, quell'obiettivo, rischiamo quello che è lontano e quelli che faremo di non raggiungerli, o di raggiungerli a fatica, o di raggiungerli con un peso addosso che va bene per gli atleti quando fanno allenamento. Ma siccome adesso dobbiamo correre, dobbiamo essere leggeri, leggeri in tutto, leggeri, leggeri. Grazie. Grazie consigliere Cotugno. Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione. Prego consigliere Acito. Prima della votazione io volevo fare una proposta che cerco di sintetizzare in quattro battute. La proposta è di ritirare la discussione, perché il mancato rispetto del comma 9 dell'articolo 128 del codice degli appalti non ci consentirebbe oggi di approvare la variazione di bilancio senza aver approvato preventivamente il piano annuale delle opere pubbliche. Quindi la mia proposta è di ritirarla. Grazie consigliere Acito. Prego assessore. A nome della Giunta ritengo che la proposta fatta dal consigliere Acito sia irricevibile per motivi di ordine naturalmente legati al programma in sé e anche dal punto di vista tecnico rispetto alla paventata violazione del codice degli appalti. Non può essere ricevuta perché il sindaco di Matera il 18 luglio con la Regione Basilicata ha firmato un contratto. Vorrei ricordare a tutti che l'accordo di programma è un contratto che impegna l'amministrazione comunale a nome di un partenariato istituzionale, Provincia di Matera, Camera di Commercio, Parco e Sovrintendenza, a portare avanti un programma e un cronoprogramma che scandisce in maniera precisa gli impegni che il Comune e gli altri partner hanno assunto. Faccio un esempio per capirci. Un esempio, i lavori di riqualificazione della Tenzo struttura di Via dei Sanniti. Entro il 31 di settembre bisogna affidare l'incarico di progettazione, entro il 31 di dicembre bisogna fare l'appalto. Se oggi questo programma, che non è una manifestazione voluttuaria, ma è un adempimento previsto dalla legge, ovvero dopo 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di giunta comunale che recepiva, che approvava lo schema di modifica del piano triennale delle opere pubbliche, il Consiglio Comunale non approva in via definitiva le modifiche, queste modifiche tam quam non essent, non esistono giuridicamente, quindi gli uffici non possono procedere né all'affidamento degli incarichi di progettazione, tantomeno all'appalto delle opere stesse. Oggi va approvato la variazione di bilancio per incamerare e istituire i capitoli di bilancio e per mettere in condizione l'amministrazione di procedere all'appalto delle stesse. L'obiezione dal punto di vista tecnico
non rileva, anche perché la norma, gli uffici, ma c'è ampia giurisprudenza, dicono che insomma la modifica del piano triennale delle opere pubbliche viene avviata soltanto con delibera di giunta comunale che adotta uno schema, e quindi oggi entra in vigore il piano triennale delle opere pubbliche, ovvero con l'approvazione del Consiglio Comunale, che è l'organo competente per legge. Ma ripeto, oltre a questo, le vere questioni sono legate appunto agli impegni istituzionali che si sono assunti attraverso un contratto. Grazie assessore. Prego consigliere Cito. Allora, credo che sia il momento di fare le dichiarazioni di voto. Faccio una piccolissima premessa e richiamo il lungo intervento di prima. La Giunta ha approvato il 24 maggio le modifiche al piano annuale triennale, anzi il 24 marzo, i 60 giorni sono scaduti il 24 maggio. Dal 24 maggio aveva l'obbligo di venire in Consiglio Comunale. Non lo ha fatto, non è responsabilità dei consiglieri se siamo al 29 luglio e in Consiglio Comunale il piano annuale non è venuto. Io vi leggo per mia cultura personale, ma qui non possiamo modificare l'urgenza col mancato rispetto del codice degli appalti. Questa è una responsabilità, assessore, chiedo scusa, ma non si può fare. Allora, la procedura è semplicissima. L'approvazione in giunta della variazione del programma annuale, pubblicazione 60 giorni, dopo i 60 viene in Consiglio Comunale. Secondo la variazione non è leggero, ma sono 20 milioni di euro di lavori pubblici che non sono passati dal Consiglio Comunale, e leggo per mia cultura il comma 9 dell'articolo 128 del codice degli appalti, che dice: l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo. Quindi significa che se noi variamo il bilancio oggi, prima dobbiamo approvare il programma annuale e triennale variato dalla Giunta e mai passato dal Consiglio Comunale. Quindi dichiarazione di voto, il sottoscritto e il consigliere De Paolo voteranno contro l'adozione di questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Acito. Prego sindaco. Intendo ringraziare innanzitutto l'assessore per il lavoro che è stato svolto in questi mesi. Non era scontato che si arrivasse alla conclusione, e lui lo ha illustrato perfettamente le difficoltà di fronte alle quali ci siamo trovati, e penso che anche il parere che è stato dato alla Commissione, il lavoro fatto dai consiglieri commissari nella Commissione competente, abbia potuto giovarsi degli apporti, dei contributi dei consiglieri comunali che hanno avuto modo di approfondire il tema. Io non voglio riprendere le questioni fondamentali che riguardano le modalità con le quali il piano, questo programma è approdato in Consiglio Comunale. Sono state ben illustrate dall'assessore. Noi eravamo pronti alla fine del 2010, a pochissimi mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale e dall'inizio del lavoro della Giunta, se non che le difficoltà che abbiamo incontrato nell'impalcatura burocratica con le attività di concertazione con la Regione e con gli altri partner che hanno portato purtroppo, e sottolineo purtroppo, ad un prolungamento dei tempi, credo che devono stare nelle valutazioni dei consiglieri comunali, che in modo assolutamente libero e autonomo e tranquillo devono poter partecipare, ovviamente su posizioni di assoluta autonomia, a questo sforzo.
Io comprendo, capisco le preoccupazioni, compresa l'ultima che viene rappresentata dal consigliere Enzo Acito. Diciamo, mi permetto di dire semplicemente che il consigliere Acito, glielo ho ricordato dal primo giorno che ci siamo insediati, ha un incarico molto preciso che il popolo gli ha affidato, che è quello di rappresentare la maggioranza in questo Consiglio Comunale, e quando succedono queste cose, nella libertà assoluta, diciamo, io consiglierei ai consiglieri di avere, diciamo, molta cura nella partecipazione ai processi, facendosi carico anche di tutte le complicazioni che non possono essere caricate solamente sul sindaco, sull'assessore e sulla giunta. Delle complicazioni, caro Enzo Acito, ci dobbiamo fare carico tutto noi che siamo stati incaricati con il suffragio popolare di governare anche tra mille problemi e mille difficoltà, perché sarebbe troppo simpatico e troppo comodo che, diciamo, ognuno di noi si potesse scaricare subito del problema, tanto che ce ne importa a noi di mettere in campo 33 milioni di euro di investimenti. Che ce ne importa a noi se li prendiamo, li perdiamo, non ce ne importa niente, non ha nessuna importanza. L'importante è quello che noi, diciamo, ci inchiodiamo anima e corpo ad un procedimento sul quale, sottolineo quello che ha detto l'assessore, la responsabilità non è soltanto nostra, perché è un procedimento sul quale intervengono anche altri soggetti che ovviamente con i quali è indispensabile coordinare e concertare l'iniziativa. Io non ho molto da aggiungere a queste cose. Rilevo che si viene meno attraverso una dichiarazione di indisponibilità come quella fatta da Enzo Acito al proprio dovere di partecipazione ad una uno sforzo che chiunque di noi, a cominciare dal sindaco, vorrebbe fare, diciamo, sulle ali del vento, con il massimo di rilassatezza. E però gli atti amministrativi, la fatica con la quale si concerta con gli altri soggetti, le difficoltà con le quali ti devi confrontare tutti i giorni, chi ha, diciamo, qualche piccola, non grande, esperienza dell'amministrazione sa che deve con quelli fare i conti quotidianamente, e naturalmente rispettando le regole, rispettando le procedure, rispettando ogni singolo passaggio, c'è anche la necessità di spingerci in avanti e di cercare di affrontare e risolvere i problemi. Anche questo riferimento all'articolo 128, la questione relativa alla ratifica di una delibera, che sarebbe, diciamo, quello il motivo di fondo, io non ho esaminato di fronte a quale, diciamo, a quale disastro planetario andiamo incontro. Io penso che non andiamo incontro a nessun disastro planetario. D'altra parte non sta accadendo nulla di particolare, non ci sono violazioni particolari, per cui il massimo che ci può capitare è che qualche cosa non funziona, che dobbiamo tornare in Consiglio Comunale. Ma io sarei per continuare a lavorare, a camminare. Se qualcuno ci fa rilevare che il problema, che esiste qualche problema di questo genere, lo affrontiamo, ma non mi bloccherei per il fatto che, diciamo, a norma di legge noi dobbiamo andare entro 60 giorni a ratificare una delibera della Giunta Comunale, che sappiamo ha avuto, diciamo, la gestazione di cui ha ben illustrato l'assessore Rivelli. Per cui io direi, cominciare da me, abbassiamo i toni, non ci complichiamo la vita prima ancora di aver provato a viverla. Cerchiamo di lavorare, tra l'altro sapendo che molto poco poteva essere fatto di più rispetto a quello che è stato fatto, che tra l'altro noi abbiamo avuto il modo, a differenza di altre fasi, di discutere approfonditamente
l'impianto del piano d'azione, nel quale certo non erano dettagliate, ha ragione il consigliere Cotugno, non erano dettagliate una per una le cose sulle quali poi abbiamo indicato oggi il programma. Oggi diciamo già alla fine del 2010 era sostanzialmente costruita l'impalcatura che tutti conoscevamo. Io penso che ci siano la tranquillità, la serenità di andare avanti, di mettere in campo le nostre iniziative e soprattutto fare in modo che un programma importante come questo non sia ulteriormente sottoposto a ritardi. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, ci sono altre dichiarazioni? Procediamo con... Prego, consigliere Tortorelli, dichiarazione di voto. Sì, io credo che comunque anche oggi ci sia una pagina quantomeno discutibile della città, sulla nostra città. C'è un intervento straordinario quale i Pisus, non posso non sottolineare che abbiamo assistito comunque a un dibattito dove due esponenti importanti della maggioranza, uno facente capo al PD, uno facente capo alla lista Stella, credo che sia il secondo gruppo di maggioranza, appunto, dissentono dalla forma, dal modo, dal giudizio, dal modo di procedere, e questo credo che sia una cosa molto grave. E questo credo che sia anche sinonimo del fatto, al di là delle difficoltà burocratiche, diciamo tecniche, legali, amministrative, che sinceramente non ho cognizione per poter dire è così, non è così, mi fido di un amministratore da un pedigree eccellente quale Enza Acito, e quindi quantomeno mi faccio venire un dubbio. Però certamente so quello che è stato il lavoro fatto in commissione e dove tutto sommato noi l'opportunità di discuterla non l'abbiamo avuta, e non l'abbiamo avuta nel corso di questi mesi, nonostante il fatto, e devo darne atto all'assessore, lui si era impegnato a poter discutere, a poter approfondire con la commissione, vuoi per il tempo, vuoi per una serie di situazioni, vuoi per le procedure, vuoi perché ogni giorno è un rincorrersi di atti, di cose eccetera eccetera, ma no, questo non è avvenuto. Ed è normale che poi ci siano interventi come faceva prima il consigliere Montemurro, che permettetemi sono banali rispetto al tema, perché non è possibile ridurre tutto a una io penso. E beh, ci sono delle cose che non vanno assolutamente gestite con la capacità dei singoli o la capacità dell'assessore di turno o del gruppo di commissione che lavora per una sola volta o per due volte. Stiamo parlando di 33 milioni di euro che potrebbero modificare le condizioni di questa città, e noi non possiamo rincorrerci ogni volta. Io credo, e penso che sia anche in un certo senso corretto, che intanto la città si stringa attorno a un patto, perché sicuramente oggi il provvedimento passa, ma su questa cosa però poi non c'è più un giorno dopo, assessore, perché lei ce l'aveva già detto e c'eravamo già stretti la mano su questa cosa. Allora, siccome riguarda la responsabilità di tutti, riguarda la responsabilità del Consiglio Comunale, della Giunta in primis eccetera eccetera, però su un patto non si torna indietro. E noi ne dobbiamo discutere, e ne dobbiamo discutere perché, correttamente come diceva il consigliere Cotugno, dai Pisus che passa lo slargo della stazione, se facciamo il più grande raccordo autostradale una piazza civica, è da lì che passa il futuro della mobilità nei Sassi, e non lo possiamo limitare all'intervento e a quello che penso io, a quello che pensa qualcun altro.
abbiamo bisogno di ragioni molto più forti, di una città che si candida a capitale europea della cultura. E non stiamo facendo la divisione dei pani e dei pesci su cose così banali. Quindi io, ripeto, sono molto rammaricato, perché credo che queste siano occasioni per la città. Noi dobbiamo uscire contenti da questo Consiglio Comunale. Me ne dispiace anche del tavolo della minoranza, che è vuoto e non va bene neanche questo. Però è un atto di coscienza che tutti quanti devono prendere. Ne devo prendere atto tutti, a partire dal sindaco, perché non è vero che c'è gente che pensa che sia tutto, perché il sindaco alla fine quello che ha detto all'ingegnere Acito è stato, ha sbagliato, io non credo che abbia sbagliato, o quantomeno non credo che sia giusto bollare l'intervento dell'ingegnere Acito come una strategia di natura politica di quelli che sono i problemi all'interno della maggioranza. Cioè, no, ha detto anche delle cose corrette. Chiedo scusa, sindaco. No, non può rispondere. Chiedo scusa, sindaco. Ha detto... Sindaco, chiedo scusa, sta parlando. Ha detto delle cose corrette, che credo che abbiano la loro intelligenza, abbiano la loro seria e approfondita discussione. Quindi io oggi, per mia coscienza, io voterò contro questo provvedimento. E da uomo d'onore quale sono, sarò pronto a votare tutti i provvedimenti susseguenti a questo, accadrà quello che ci siamo detti nelle commissioni. Grazie. Consigliere Montemurro, prego. No, solo per rispondere al consigliere Tortorelli, perché non ho capito che cosa ha detto, visto che non ho proprio capito qual è l'argomento del discutere, visto che non ha fatto nessuna proposta come opposizione. Cioè, noi dai tavoli dell'opposizione non abbiamo sentito nessuna proposta e sta parlando invece di quello che accade nella maggioranza. Io mi vergognerei. Grazie consigliere Montemurro. Prego consigliere Cotugno. Io, diciamo, vorrei essere conseguente all'intervento che ho fatto sui Pisus, ovviamente riappropriandomi della interpretazione autentica delle cose che dico, piuttosto che affidarla agli altri. E, diciamo, vorrei sottolineare una questione che ribadisco essere estremamente importante. Ci sono passaggi nei consigli comunali che richiedono il massimo dell'attenzione, il massimo della pazienza, il massimo della relazione, per arrivare al massimo della condivisione. Io credo che quello come i Pisus debba avere come obiettivo, prima ancora della descrizione, diciamo, degli interventi, debba avere come obiettivo la possibilità, l'opportunità di essere condiviso, dico all'unanimità, condiviso all'unanimità del Consiglio, e ovviamente a partire da una condivisione ampia all'interno della maggioranza. Gli interventi che, diciamo, sono stati fatti prima delle dichiarazioni di voto, come ho detto, hanno messo in evidenza una serie di criticità, ma ho anche sottolineato, e mi aspetto, non mi sarei aspettato, mi aspetto, che per raggiungere l'obiettivo, diciamo, di una maggiore condivisione, senza avere la fretta del voto, dobbiamo chiudere stasera, ovviamente, dobbiamo chiudere portando a casa il risultato di votare questo strumento, ma per raggiungere questo obiettivo dobbiamo fare in modo che, diciamo, le procedure che utilizziamo scontino anche qualche malessere, scontino anche qualche osservazione, scontino anche qualche criticità, perché il percorso che abbiamo seguito per raggiungere questo momento, questo risultato,
ha dato priorità ai tempi, non alla qualità e alla partecipazione. Era necessario? Sì, forse sì. Ma dobbiamo recuperare il resto. Dobbiamo recuperare il resto perché su quello si gioca la partita. Si gioca la partita a partire dai Pisus e per le cose che faremo. Se, voglio dire, la discussione su questo strumento è in una interlocuzione fra Tizio e Caio, a chi l'ha detta meglio, o a chi ha sbagliato di più e a chi ha sbagliato di meno, non ce la faremo mai. Allora io credo che ancora adesso, per quelli che ci sono, bisognerebbe sforzarsi anche, diciamo, avendo già fatto alcune dichiarazioni di voto, bisognerebbe sforzarsi perché ci siano i numeri in maggioranza innanzitutto e ci sia la possibilità che questo sia condivisa dall'opposizione, da tutta l'opposizione, da una parte dell'opposizione. Io dico che per fare questo però io ho provato nel mio intervento a tracciare, diciamo, alcune indicazioni. Ho detto: definiamo alcune delle priorità che possono essere affrontate subito, perché dobbiamo nei tempi rispondere anche alla quantità della spesa. Quindi definiamo alcune priorità, facciamo in modo che quelle priorità possano, passando da una condivisione rispetto ai tempi, rispetto alle procedure, rispetto alle cose da fare, essere, diciamo, condivise e approvate. Sulle altre quali? Non su quelle che mi invento io, su quelle in cui i consiglieri hanno espresso criticità e le criticità espresse dai consiglieri, stavo dicendo, cavolo, valgono. Non sono, diciamo, uno sfizio, uno sport dialettico o di retorica. Valgono perché bisogna, ognuno ci ha messo la faccia, ognuno, voglio dire, ha contribuito al progetto, al programma e ognuno ha una sua idea di città. E quell'idea di città deve essere più possibile, diciamo, condivisa, partecipata, deve essere messa in relazione e da quell'idea trovare il punto di mediazione. Gli strappi non funzionano. Io voterò a favore, ma vorrei che qualcuno dicesse di là che dobbiamo fare i passaggi necessari per recuperare quelle fasi che non abbiamo avuto modo di fare in precedenza. Dobbiamo recuperare questi passaggi per fare in modo, diciamo, che le perplessità tecniche, di obiettivo, di strategie, possano essere più ampiamente condivise. Perché stiamo parlando di un intervento straordinario, stiamo parlando dell'idea di città, stiamo parlando di una relazione importante, non stiamo approvando, diciamo, una cosa che se abbiamo sbagliato, diciamo, la prossima volta la correggiamo. Stiamo parlando di un programma 2007-2013, stiamo parlando di una cosa che quelli che stanno qui in consiglio molto probabilmente non vedranno, che lasciamo in eredità, e sforziamoci che questa eredità, diciamo, possa essere ricordata come un lavoro proficuo sul piano qualitativo e sul piano della relazione. Non facciamo, diciamo, semplicemente i conti del ragioniere, 2 più 2 fa 4, abbiamo portato a casa il risultato, punto. Io chiedo al sindaco, all'assessore, diciamo, uno sforzo maggiore da questo punto di vista. Grazie. Grazie consigliere Cotugno. Prego sindaco. Io non vedo come non possa condividere questo appello e queste considerazioni del consigliere Cotugno, che sottoscrivo interamente, sulle quali mi ritrovo ampiamente. Lo sforzo che vi chiedo è quello di fare in modo che durante il procedimento si possa trovare le condizioni perché ognuno possa portare il suo contributo, l'apporto positivo. Dipende anche da come i programmi si incardinano nella procedura amministrativa, dipende molto anche dalla modalità di partecipazione, di nostra partecipazione a questo lavoro. Prima interrompevo il presidente della commissione, Tortorelli, dicendo è sbagliato, perché è sbagliato quello che
veniva richiamato dal consigliere Acito, al quale ancora una volta chiedo di recedere, diciamo, dall'insano gesto. Io lo dico anche scherzando, perché non stiamo difendendo, diciamo, posizioni di arroccamento su problemi che hanno a che fare con le persone, per niente. Stiamo provando, come giustamente dice il consigliere Cotugno, a costruire qualche cosa, un patrimonio, diciamo, che in verità trasferiremo a ragione, trasferiremo negli anni ai nostri successori. Voglio soltanto dire che tra il trasferire una cosa che è stata complicata a causa sicuramente non di nostre responsabilità e non trasferire alcunché, come rischiamo di non trasferire alcunché, ve lo dico bello e chiaro, io preferisco trasferire qualche cosa che, pur nella complicazione, con gli aggiustamenti, con i ragionamenti sui quali si è soffermato Angelo Cotugno, io sono convinto che dobbiamo fare così. E l'articolo 128, mi perdonerà ingegnere Acito, non c'entra con questo ragionamento, perché, a meno che ho capito male, sono pronto subito ancora una volta a recedere, tant'è vero che, siccome avevo capito male prima, spero che adesso, diciamo, sono rinsavito, avendo, diciamo, avuto modo di controllare un attimo il problema. Se la questione sta nei termini in cui ho capito, può darsi che ho capito male, cioè adozione della delibera della giunta comunale 24-25 maggio, non mi ricordo quando è. Marzo. Modifica e integrazione elenco annuale programma triennale 2011-2013, giunta comunale numero 118, 24 marzo. Che cosa sostiene l'ingegnere Acito? Penso di aver capito così, se ho capito male mi correggerà subito. Entro 60 giorni questa delibera va ratificata. Dopo 60 giorni va ratificata. E cioè quello che stiamo facendo. Allora, ecco perché insisto. Noi portiamo non a ratifica, noi portiamo a modificare il bilancio comunale nella parte relativa al programma delle opere pubbliche, piano annuale e triennale, dopo i 60 giorni di pubblicazione della proposta della giunta comunale. Dico questo a memoria, diciamo, dei ragionamenti fatti prima, poi l'assessore avrà modo di rettificare ulteriormente, di aggiungere le cose, avendo, diciamo, la assoluta trasparenza in questo caso dell'atto amministrativo, che richiede, come voi sapete, per la pubblicità e la conoscenza del territorio, degli interessati, di coloro che hanno interessi legittimi, diretti, indiretti, eccetera, la pubblicazione dei 60 giorni. Questa è avvenuta a norma di legge, siamo alla sistemazione dell'atto finale, cioè la delibera del Consiglio Comunale, si chiude praticamente il procedimento in questo modo. Io penso che non ci sia molto altro da dire. Grazie Sindaco. Prego consigliere Acito. Non voglio essere, come dire, né pedante né arroccarmi su posizioni che non mi appartengono come stile e come comportamento personale. Ma quando un consiglio comunale approva un programma annuale e triennale, è legittimato nel merito dei progetti preliminari redatti dalla struttura prima dell'approvazione. Oggi questa facoltà non ci è data, perché oggi non stiamo approvando nessun programma annuale e triennale, per il semplice fatto che non abbiamo la possibilità di accedere. Perché? Perché stiamo saltando la parte del programma annuale, stiamo andando direttamente alla variazione di bilancio, che è un atto immediatamente successivo all'approvazione del programma annuale. Tant'è che la stessa delibera di giunta che il sindaco ha citato. Allora, Sindaco, allora voglio dire, io vi leggo all'assemblea al Consiglio Comunale la delibera di giunta che voi avete adottato. Dice, fa due passaggi, prima come relazione del dirigente e poi come deliberato, e dice la delibera, la famosa delibera del 24 marzo del 2011. Dare atto che trascorsi i 60 giorni di pubblicazione e pubblicità come sopra espresso, la modifica ed integrazione all'elenco annuale
e al programma triennale delle opere pubbliche sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Lo dite voi nel libro di giunta, non lo dico io, eh? Ed è giustamente la procedura prevista dal codice degli appalti. Chiedo scusa, sindaco, se prendo la voce. Grazie consigliere Acito, ma, prego. Consigliere Acito, probabilmente o forse nella fase che non si sentivano i microfoni, ma credo che sia tutto registrato, all'inizio del mio intervento ho fatto riferimento in maniera precisa al fatto che la delibera che è arrivata in commissione c'è un refuso, ovvero nel corpo della delibera che stiamo oggi discutendo e approvando si fa riferimento alla modifica del piano all'approvazione della modifica del piano triennale, cosa che non c'è nel deliberato, e ho letto il testo dell'emendamento che va inserito. Cioè, oggi noi, è corretto quello che stai dicendo, ma noi esattamente questo stiamo facendo, stiamo approvando la modifica delle integrazioni del piano annuale e triennale delle opere pubbliche, così come modificato dalla delibera numero 118 del 24 marzo 2011, e contestualmente approviamo anche la variazione di bilancio che recepisce le risorse. Questa è la procedura, manca nella delibera, nel deliberato manca, ma è un refuso. Infatti io ho scritto già l'emendamento che diventa il punto numero 2 della delibera, ovvero il primo punto, se non mi sbaglio, dice di approvare le variazioni di bilancio, il secondo dice di approvare le modifiche e integrazione al piano triennale delle opere pubbliche. Questa è la procedura disciplinata dal codice degli appalti, null'altro. Non ci sono altre questioni, dopodiché, se mi è consentito, anche rispetto alla immodificabilità ab eterno del programma, era stato detto nella relazione introduttiva che ad esempio già il regime degli aiuti, verificheremo il tiraggio, verificheremo. È stato fatto riferimento da molti interventi alla questione della metropolitana. La metropolitana non c'è nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi oggi ad esempio non è che approviamo la scheda sulla metropolitana, i costi di gestione a cui si fa riferimento. Quindi i provvedimenti credo vadano letti per quello che sono. Noi approveremo, stiamo approvando soltanto le opere pubbliche che saranno nella disponibilità giuridica di questa amministrazione, non delle altre amministrazioni. Grazie assessore. Allora, procediamo con la votazione. Nominiamo scrutatori Tortorelli, Caputo, La Macchia. Vi preciso che la delibera che andiamo a votare, facciamo l'appello nominale, la delibera che andiamo a approvare è con il correttivo di cui parlava l'assessore, apportato dal segretario generale, in maniera tale che non ci sono dubbi circa quello di cui si è discusso fino a questo momento. Lo leggo di nuovo. Che nel dispositivo inseriamo anche questo, di approvare le modifiche e le integrazioni all'elenco annuale e al programma triennale delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2011-2013, adottato con delibera di giunta municipale numero 118 del 24/3/2011. Sì, il segretario sta sottolineando che, essendo questo stato un mero refuso, nella premessa era già riportato. Procediamo con la votazione per appello nominale. Adduce. Favorevole. Andezza. Favorevole. Alba. Favorevole. Trombetta. Favorevole. Rubino. Favorevole. Cotugno. Favorevole. Tralli. Favorevole. Scarola. Favorevole. Bianchi. Favorevole. Rondinone. Favorevole. Montemurro. Favorevole. Caratupolo. Favorevole. Paradiso. Favorevole. La Polla. Favorevole. De Palo. Astenuto. Massari. Favorevole. Acito Vincenzo. Astenuto. Massenzio. Favorevole. Paterino assente.
Magno. Favorevole. La Macchia. Favorevole. Morea. Favorevole. Tosto. Assente. Perniola. Favorevole. Angelino. Favorevole. Tortorelli. Contrario. Cello Biagio. Assente. Toto. Contrario. Andrea. Assente. Caputo. Favorevole. Andezza. Assente. Manuello. Assente. Partito Saverio. Assente. Tosola. Assente. Cello Giovanni. Assente. Mazzilli. Assente. Felicini. Assente. Con 25 voti favorevoli la delibera è approvata. Dobbiamo votare l'immediata esecutività. No, un attimo, chiedo scusa. Dobbiamo votare l'immediata esecutività. Votiamo per l'immediata esecutività. L'immediata esecutività la votiamo per appello, per alzata di mano. Favorevoli? No. Favorevoli. Contrari? Uno. Due. No, Toto e Tortorelli. Astenuti? Due. A maggioranza De Palo e Acito. A maggioranza è approvata l'immediata esecutività. Non essendovi null'altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta. Buonasera.